Buon pomeriggio, eccoci qua nuovamente insieme per questa nuova puntata di 4 giorni, una puntata veramente ricchissima di argomenti perché spazieremo da argomenti di carattere prettamente cittadino a carattere internazionale. Infatti andremo in Nepal, cosa voglio dire lo scoprirete tra poco, ma ovviamente avremo tanta buona musica, ci occuperemo di alcune delle decisioni prese nel corso del Consiglio Comunale di ieri a Teramo e veramente di tanti altri argomenti, quindi vi invito a restare in nostra compagnia sin da ora e fino al termine anche di questa puntata. Dunque, in apertura ci occupiamo di un problema che riguarda soprattutto i commercianti di via Carducci a Teramo. Insomma, sembra proprio che i problemi per questi commercianti non finiscano mai, e a farsi un po' da portavoce di tutti gli esercenti di quella via, di via Carducci, oggi c'è Tiziano Lattanzi, benvenuto. Tiziano, che è appunto un'attività commerciale, come è noto, in via Carducci, e ci sono ancora problemi. Insomma, dopo gli scavi che hanno costretto tanti negozi a chiudere, dopo le varie problematiche che hanno riguardato il parcheggio di Piazza Dante, i guai sembra proprio continuino. Ma facciamo un po' il punto della situazione, riassumiamo il tutto con questo servizio e poi cercheremo di commentarlo e di trovare, speriamo, all'aiuto dell'amministrazione, una soluzione. Vediamo. A cosa serve il parcheggio di Piazza Dante? Quando fu progettato e affidato al solito project financing, fu visto come la panacea di tutti i mali. Quando fu inaugurato, si disse che il problema parcheggi a Teramo non sarebbe più stato tale. I commercianti del centro storico, quelli di via Carducci e Corso San Giorgio, pensarono che un parcheggio lì sarebbe stato più funzionale anche allo shopping. Il privato che lo ha costruito e lo gestisce ha avuto anche l'opportunità di vendere dei box auto a prezzi non stracciati ma sicuramente interessanti. Dunque un vero e proprio affare. Ma per chi? La storia di questi ultimi anni ci ha insegnato invece che così non è stato. Lacrime e sangue furono versate nel corso della sua costruzione da alcuni commercianti, soprattutto di via Carducci. Molte attività commerciali chiusero, visto che la zona di Piazza Dante rimase off limits per parecchio tempo, e questo mise fuori dai giochi molti negozi della zona, costretti ad abbassare la saracinesca per mancanza di clienti, senza contare i reperti archeologici trovati lì sotto e il liceo delfico che assicura rischiato qualcosa. Sacrifici dunque da parte dei commercianti, e i sacrifici continuano. A cosa serve infatti organizzare la notte dei saldi in centro, lanciare campagne di vendita promozionale nelle serate estive, quando il parcheggio chiude alle 9 di sera? Per l'organizzazione di queste serate si continua a chiedere ai commercianti dei sacrifici che sono ripagati come. E perché, se c'è chi si sacrifica da una parte, dall'altra l'amministrazione non riesce a imporre una deroga sull'orario? L'assessore di competenza cosa dice? Già, incredibile ma vero, alle 9 di sera il parcheggio chiude e non c'è stato nulla da fare per ottenere una deroga proprio in occasione di queste serate particolari. Chi ha il negozio nella zona al di là di Corso San Giorgio si salva, ma per chi li ha al di qua, via Carducci tanto per intenderci, e zone limitrofe, si arrangia. Fa specie soprattutto lo scarso peso contrattuale o la scarsa volontà, fate voi, dell'amministrazione comunale, che non è riuscita a far cambiare, almeno per una settimana o per le serate particolari, l'orario di chiusura del parcheggio. Perché? Come mai chi amministra la città non riesce a imporre una diversa gestione della sosta? E allora, abbiamo insomma fatto un po' il punto della situazione con questo editoriale del nostro direttore Alfredo Giovannozzi. I commercianti di via Carducci in particolare, ma anche delle zone limitrofe, si lamentano. Ecco, non è possibile, soprattutto in estate, quando i negozi chiudono più tardi, quando ci sono manifestazioni estive in particolare, ma anche invernali, ricordiamo tutti la notte dei saldi quest'inverno, il parcheggio di Piazza Dante, quello sotterraneo naturalmente, chiude alle 21, e quindi chiaramente i cittadini teramani, e non solo, preferiscono parcheggiare in altri parcheggi che al contrario mantengono un orario di apertura molto più lungo, con conseguenze nefaste, è vero proprio il caso di dirlo, per i commercianti di via Carducci e dintorni. Sì, sicuramente, ma non solo, a prescindere per via Carducci, ma non solo, per tutta Teramo, perché io la notte dei saldi invernali, alle 10, 10 e mezza, 22:30 della sera,
ho fatto un giro per vedere i parcheggi sia di Piazza di San Francesco sia di San Gabriele, e i parcheggi erano pieni, quindi alle 10:30 andavano via, cioè chi è venuto da fuori, anche perché quando Teramo, quando si fa qualche vendita a Teramo, secondo me la gente viene. Come no? Sono sempre molto partecipati. Sono ed è un'occasione ovviamente per voi commercianti, diciamolo chiaramente, per far qualche soldino in più. Sì, beh, infatti io sono organizzate apposta. Ecco, cerco, infatti quella è la prima cosa, perché secondo me abbiamo una bella risposta, pure dal mare vengono tante persone. Io ho visto che alle 10:30 di sera i parcheggi pieni. Andavano via, le persone sono andate via. Ho avuto amici miei di Giulianova che sono venuti a Teramo, sono andati via perché non trovavano il parcheggio. Giravano due in ore. Piazza Dante questo. In Piazza Dante, perché gli altri parcheggi erano già pieni. Certo. E quindi a prescindere da Piazza Dante, che è un danno che da 4 anni nessuno ci aiuta, nessuno, ormai siamo dimenticati da tutti, anche se mi sembra assurdo che una via così importante, una piazza così bella, venga abbandonata, cioè, totalmente, perché per me, io ricordo da ragazzino, quando venivo a Teramo, che avevo 18 anni, parcheggiavo a Piazza Dante, facevo tutta via Carducci e poi andavo al corso principale. Beh, sì, diciamo che era quello l'iter di ogni cittadino teramano, ma anche di tutti coloro che venivano da fuori Teramo. Sì. Ecco, questo era l'iter. Piazza Dante, passeggiata tutta via Carducci, a pizza alla chiocciola, è vero, e si partiva, no? Si partiva. Okay. E invece poi si è pensato di realizzare questo parcheggio sotterraneo. Da sì. Quel momento è cominciata veramente la crisi, possiamo definirla nera. Per tutti sì. I commercianti. Hanno chiuso sì. Tantissimi negozi, sì, da allora lo ricordiamo, ha chiuso un negozio di giocattoli, un negozio di abbigliamento per bambini, la ha chiuso Fanì, storico, storica, ha chiuso la lavanderia, ha chiuso la frutta, il negozio di frutta sì, e verdura, frutta ha e chiuso verdura. Un altro bar. Cioè, vabbè, è un disastro, stato è stato un disastro, uno sfracello allora, totale. Veramente, voi commercianti che invece avete tenuto duro, avete pensato finalmente, realizzato sì. Il parcheggio, sì. Le cose andranno meglio. Migliorando sì. E noi finalmente potremo, no, gioire di tanti incassi, no, di una bella passeggiata finalmente, e invece no. Invece no, io tutti quanti con i miei colleghi della zona di Via Carducci, adesso cerchiamo di creare un'associazione, un qualcosa per non farci sentire, per cercare con il sindaco, gli assessori, tutto. Ecco, ma a prescindere dall'associazione che andrete creando, ma fino adesso vi siete fatti sentire in qualche modo dall'amministrazione comunale? Fino adesso ci siamo fatti sentire, ma i problemi sono rimasti sempre, cioè, per me, capito? Quindi non è stato fatto nulla, nonostante voi abbiate chiesto, avete cercato insomma di prolungare questo orario. Io sì, io ho visto che allora dai problemi, la crisi e tutto ciò, molti miei colleghi si sono rassegnati quasi a pensare, cioè, ormai questa è una via, è così, finito, cioè, ma se facciamo così ci andiamo a distruggere, anche perché penso che i problemi ce li abbiamo tutti quanti, ma soprattutto c'è questo parcheggio, io non lo vedo, cioè, lo vedo per via Carducci perché sta in via Carducci, ma lo vedo per tutta Teramo, che è importante. Perché non è che ci sono tutti questi parcheggi a terra. Certo. Dopo fatta una struttura del genere, mi sembra assurdo dover chiudere un parcheggio del genere. Ma ecco, oltre a quel parcheggio, i problemi, forse tutto viene da che non è il problema del. Cioè, oltre al parcheggio, sembra che via Carducci, i problemi di via Carducci non esistono più. Perché può darsi pure che l'amministrazione, da tutto quello che. Da tutti loro, io capisco i loro problemi, capisco i problemi della città, io sono andato al comune, ho cercato di parlare sempre con molto rispetto per loro, che tutto, anzi pure loro, non è che mi hanno mai, ho parlato con l'assessore del commercio, lui mi dice cerchiamo di fare, però il problema è che cerchiamo, ma non facciamo mai niente di tutto. Ma perché secondo
lei Tiziano, l'amministrazione non fa nulla per venirvi incontro? Non lo so, cioè, non lo so, cioè, capito? Io delle volte io parliamo per esempio in via Carducci, c'è cioè Danilo Falconi, l'ottica Danilo Falconi, che lui voleva venire pure lui oggi ma non è potuto venire. E mi ha detto, c'è pure lui, dice io ormai mi sono rassegnato, esco fuori, cioè non vado più, non faccio più niente. Vabbè, è sbagliato, cioè, se facciamo, è un peccato soprattutto, sì. Perché insomma lì è una via bellissima con dei negozi stupendi, no, che però la gente non ha neppure modo più ormai di osservare perché non ci passa più. No, no, perché cioè, la gente, io ripeto, se c'è una buona volontà pure da parte dell'assessore commercio, che cioè, io ho parlato delle volte con Mario Cozzi e lui mi ha detto Tiziano, io cerco di cercate di promuovere voi qualcosa, cercate di fare, io voglio venirvi, cioè voglio cercare, ma non è solo lui, cioè, capito, là cioè, una mano ce la deve dare l'assessore al commercio, ce la deve dare il sindaco, ce la deve dare anche l'assessore Campana magari proponendo degli eventi da realizzarsi proprio in Piazza Sant'Anna, dove Piazza Sant'Anna diventi il fulcro, ecco, della festa, e quindi chiaramente la gente in quel caso potrebbe anche approfittare per qualche Io non lo conosco, ecco, cioè non ho avuto mai il piacere di parlarci, anche perché con i miei vari impegni di lavoro, però loro là in via Carducci tutti stiamo cercando di loro mi dicono provaci pure tu, perché noi ci abbiamo provato da anni, non siamo riusciti a fare niente, io ho pure dei negozi, ho pure del personale, cioè, ci abbiamo creduto in questa via, abbiamo creduto a Teramo, ho aperto dei negozi a Teramo, ma non parlo perché i miei negozi, che ne abbiamo aperti dei negozi tutti quanti là in quella via, però io credo, ancora tuttora credo che con poco si possa riuscire a riportare questa via a quello che era una volta. Ecco, intanto ripeto, ecco, come per esempio con, cioè, non, con il sindaco non ho avuto mai il piacere di sentirmi, ho avuto un piacere, c'era che adesso purtroppo è morto il signor Tancredi Antonio, l'onorevole, mi ha chiamato un giorno facendomi complimenti per quello che avevo fatto in quella via e che avevamo fatto, perché abbiamo ridato la via, abbiamo ristrutturato negozi. Abbiamo rifatto tante cose, capito? Non certo. È che nessuno ci hanno fatto i complimenti per quella via, perché sinceramente quella via 3 anni fa era buio, era certo. Un buio totale, e non è facile, questi sono sacrifici che facciamo io e tutti gli altri che siamo una ventina di attività. Di attività. Però, ecco, però una cosa, allora, la cosa principale, direi... quello che per esempio non facciamo, gli eventi. Ecco, allora io direi che sarebbe il caso di intanto chiedere all'amministrazione comunale di provare a convincere insomma la ditta che gestisce questo parcheggio sotterraneo a prolungare l'orario per gli automobilisti, l'orario del parcheggio oltre le 21, almeno fino alla mezzanotte, perché voi pensate, anche questa sera insomma c'è la parata della Coppa Interamnia, è un momento di grande gioia, insomma, dove tutti parteciperanno, ci saranno tantissimi cittadini teramani ma anche cittadini provenienti da tutta la provincia che dovranno parcheggiare, e ovviamente tutti i parcheggi sceglieranno tranne quello di Piazza Dante, e poi chiedere insomma all'amministrazione comunale anche di creare qualche evento in più lungo questa via, che merita, perché a parte che è bella proprio esteticamente, poi insomma anche i commercianti di quella strada devono in qualche modo poter andare avanti, insomma. Infatti la Coppa Interamnia, mo qualcosa da tutte le piazzette, c'è qualcosa, da noi è buio totale, ecco. Non c'è niente. E allora vede appunto Tiziano che bisogna proprio insistere su questo argomento. Anni. Insomma, l'assessore Campana dovrebbe ricordarsi che esiste anche Piazza Dante, perché è una bella piazza grande, potrebbe accogliere un palco immenso, potrebbe accogliere spettacoli di tutto rilievo e anche sparpagliare un po' La cittadinanza, insomma. E da questo dico che con molta educazione non abbiamo fatto mai casino, non è che siamo andati da loro, forse abbiamo sbagliato pure noi a non far capire a loro. Forse il problema è proprio questo, avreste dovuto essere un po' più presenti. Ecco, e allora avete pensato comunque di costituire un'associazione. Abbiamo pensato di costituire un'associazione dove almeno, sai, quando abbiamo qualcosa da dire qualcuno magari ci ospita un po' più. Cioè per sentirci un po' più diretti pure noi, non per, questo non è un parlare per fare qualcosa
perché ho detto, come ripeto, forse siamo stati pure noi un po' troppo, non ci siamo fatti sentire, cioè non abbiamo avuto... Non avete alzato la voce? No, la voce non l'abbiamo alzata mai, ma tanto delle volte cioè, non serve alzare la voce, nel senso che parlare con... Io, come ripeto, sono stato, ho parlato con Mario Cozzi un paio di volte e ci siamo presi su determinate cose, che poi dopo non li abbiamo potuti portare a fine perché impegni e altro, però già lui ha capito, cioè mi ha fatto capire che è presente e pronto per darci una mano su... Allora, se l'assessore Cozzi è pronto in qualche modo a venirvi incontro, l'importante è che poi sia pronto anche l'assessore Campana. Ma sicuramente, ecco, da realizzare lì, e poi l'amministrazione comunale tramite un assessore competente, insomma, a cercare di portare avanti una trattativa per allungare almeno nel periodo estivo o sì, almeno sì, nel forse. Periodo in cui ci sono delle manifestazioni, appunto, l'orario di sosta all'interno del parcheggio oltre le 21. Queste sono le richieste più importanti. Tra sì. l'altro, probabilmente quando fu stilata la convenzione tra il comune e la società che gestisce appunto i parcheggi, forse ci si poteva pensare, ecco, che sì. in qualche occasione almeno bisognava poter prolungare questo orario. Sì, perché questo è da un paio d'anni che noi puntiamo, cerchiamo di fare questo, parlando con... però purtroppo loro hanno detto sempre che non vogliono aprire perché hanno delle spese, ma per me mi sembra assurdo, anche perché è come un servizio del tram. Il tram, certo. Ci sono dei tram che girano con 3-4 persone là dentro, ma non è che si fermano, non è che non ti portano all'università perché gli orari non ci stanno, oppure non ti portano certo. sulla cona. Là mi sembra una cosa assurda. Che tra l'altro un parcheggio. È vero che aumenterebbero i costi, ma aumenterebbero pure gli automobilisti che fanno uso del parcheggio, ma, ovviamente. Ma a parere mio hanno pure dei belli incassi, perché, come ti ripeto, sono pure non so quanto, 150, 160 posti sotto, non so quanto. Ma, certo. Il problema è che quelli che sono sulla superficie sono pochi, questo è il problema, sono diminuiti rispetto a quando il parcheggio di Piazza Dante era il famoso sì. e grande. Ma sono diminuiti? Parcheggio. Come no? Ma allora che l'abbiamo fatto fare sto parcheggio? Cioè, perché chiaramente sto parcheggio ha dato i suoi esiti negativi nel, certo, anche nei perché tre non anni. Potremo arrivare alla conclusione che questo parcheggio praticamente è stato realizzato, ha creato poi tutti questi problemi, scontri fatto chiudere. Tra varie prese di posizione, insomma varie scuole di pensiero, e anche i ragazzi del liceo classico hanno insomma sofferto questo periodo di lavori, non potevano neppure studiare, seguire le lezioni in pace, i negozi hanno chiuso, insomma è successo un cataclisma. Con successo questo parcheggio adesso vorremmo giustamente raccogliere i frutti necessari, ma sì, per andare avanti. Ma io, ecco, stavo a parlare stamattina con i ragazzi che hanno i bar, ci sono 4 bar là, ed è tutti incazzati perché dice: noi siamo gli unici che con la coppa in derame non guadagniamo una lira. Certo. E io gli ho detto: ragazzi, ok, ma voi lo dite a me, ma allora, cioè, capito? È quello che ti dicevo prima, forse. Parliamo, ma nessuno ci siamo mai cioè, non, diretti non, certo, non, e allora vi dovete compattare con questa associazione, mi raccomando. Ecco, questo spero che l'amministrazione capisca che non parlo solo per via Carducci, per quanto riguarda il parcheggio io non parlo solo per via Carducci, certo. Perché quel parcheggio, se è aperto, vale per tutti i negozi. Anche per via D'Annunzio, vale una via tutto, anche vale per molto tutto. Attiva, per esempio, che ha pochi passi da via Carducci, anzi una traversa, e organizza anche tante belle iniziative. Sì. Ma giustamente se non le si può vedere, non le si è può assurdo. Godere, è inutile anche organizzarle. È per Teramo questo parcheggio, ripeto, non è per soltanto via Carducci, ma, certo. ma è per Teramo, perché... Teramo si può passeggiare, se non portiamo più la gente, se non c'hanno nemmeno il parcheggio che c'è. Io parlo sempre, non vengo solo a parlare perché c'ho i negozi a Teramo, oppure via Carducci è quella più colpita, sicuramente. Ma speriamo che sto parcheggio vada a buon fine, speriamo che e soprattutto speriamo che sta via Carducci diventa la vecchia via Carducci che era una volta. Speriamo. Che secondo me ci sono tutti i presupposti per farcela diventare. Sicuramente. Me lo auguro. Mi auguro che l'amministrazione ci aiuti, ecco. Con rispetto e con tutto per quello che abbiamo per loro.
Perfetto, quindi intanto allora in bocca al lupo per questa battaglia, la definiamo così non perché sia una guerra assolutamente, ma perché insomma volete raggiungere il vostro obiettivo, quindi vi raccomando, uniti, compatti, cercate appunto anche tramite questa associazione convincere insomma l'amministrazione comunale a risolvere questa problematica, solo loro del resto possono aiutarvi, sicuramente. Insomma, da parte vostra più che aderire a delle iniziative, più che ad abbellire la via nel periodo natalizio eccetera, più di questo non potete fare giustamente. No. Perfetto, grazie Tiziano Lattanzi. E naturalmente torneremo su questo argomento, non lo dimentichiamo assolutamente. Torneremo su questo argomento, vedremo se passi in avanti verranno fatti ed eventualmente insomma vi daremo una mano per quanto è nostra competenza e possibilità per appunto venirvi incontro e risolvere tutti insieme questo importante problema. Grazie Tiziano. Grazie. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme. Che si è esibito dunque per noi quest'oggi, si tratta di Massimo Di Gaetano. Allora, Massimo Di Gaetano, ve lo presento, è docente di chitarra classica e seminari estivi Giulia Jazz 2012, seminari di musica moderna e classica. Vi ricordo, Giulia Jazz si terrà a Giulianova con questi seminari di chitarra moderna e classica dal 23 al 27 luglio e il termine ultimo per l'iscrizione è giovedì 12 luglio, quindi non perdete questa importante occasione. Complimenti a Massimo Di Gaetano, ci risentiremo più tardi. Allora, intanto, come potete ben vedere, il nostro studio si è arricchito di tanti ospiti, ve li presento immediatamente partendo dalla mia destra e si tratta di Giuseppe Sabatini, guida alpina, benvenuto a Quattro Giorni, Gaetano Di Blasio, alpinista, benvenuto, bentornato a Quattro Giorni e poi abbiamo una persona che veramente ci onora poter ospitare. Si tratta di Damodar Dakal Sherpa, direttore dell'agenzia Travel Adventure Kathmandu dal Nepal. Benvenuto. E accanto a lui naturalmente l'interprete. Grazie per essere qui con noi, perché giustamente Damodar parla la lingua inglese ed è importante avere un interprete che gentilmente si offre per questo compito. Dunque, perché ho detto che Damodar Dakal Sherpa, direttore dell'agenzia Travel Adventure Kathmandu, è una personalità
importante che veramente ci onora di poter ospitare Di Blasio. Guarda, innanzitutto io devo ringraziarti perché sei sempre molto attenta con la tua televisione, è importantissima, e questa realtà ci permette di dare queste informazioni. Damodar, oltre ad essere mio amico Nepal, è colui che lavora all'interno del parco del Sagarmatha. Sagarmatha è l'Everest ed è colui che organizza le spedizioni alpinistiche per gli 8000 e i trekkers per tutta la valle del Khumbu e tutte le valli dell'Himalaya. Quindi è una persona estremamente importante per gli alpinisti, perché è il filo conduttore per le spedizioni accreditate, come dico io, cioè quelle spedizioni che hanno poi il benestare dell'ambasciata e via dicendo. E quindi per noi è un onore averlo qui al nostro ospite a Teramo. Ho colto subito l'occasione di parlare della nostra montagna e perché no del parco del Sagarmatha. Andiamo per un attimo in Nepal, ecco, come piace infatti, a me del resto. Certo, no? Del resto così ho introdotto insomma la vostra presenza. Oggi a 4 giorni andiamo in Nepal e non è, diciamo così, soltanto un modo di dire, perché tra l'altro avremo la possibilità anche di vedere delle immagini naturalmente meravigliose del Nepal, di queste che ha portato il nostro amico naturalmente Damodar. Sì, Allora andiamola a conoscere quindi subito, immediatamente. Dunque, Damodar, grazie intanto per essere venuto qui in Italia e soprattutto nella nostra trasmissione. Dunque, ci sono tanti alpinisti italiani che amano il Nepal, come Gaetano, che spesso e volentieri si reca in Nepal, e naturalmente lei è il suo punto, diciamo così, di riferimento. Intanto vediamo, ecco, delle meravigliose immagini che vi riguardano, perché queste montagne per voi sono assolutamente l'Himalaya. L'Himalaya, splendide, naturalmente bellissime. Ecco, che belle immagini. Naturalmente vediamo anche usi e costumi della gente locale, è un altro mondo. La Dea Bambina. La Dea Bambina. È una realtà particolarissima del Nepal. Ti volevo dire, Serena, oltre a, come puoi aver notato, abbiamo un maglioncino, una maglietta un po' particolare. Eh sì. Io e l'amico qui, Pino Sabatini, che è guida alpina. Certo. E io, oltre ad essere componente della spedizione a Madablan 2012, che spero in futuro ne parleremo, però è un professionista della montagna. Questo collegamento professionista in Abruzzo è possibile futuro professionista anche in Nepal, quindi un professionista che si collega, si prende contatto con un altro professionista e possono creare delle realtà straordinarie, ecco, anche per persone come te e come tante altre che si vogliono fare un giro. Vogliono andare in Nepal a fare trekking. Beh, non mi dispiacerebbe, mi vedo poco preparata, almeno per adesso, a questa avventura, però... È una provocazione. No, ma io se me lo metto in mente ci vengo, sono un capricorno, quindi sono abituata a salire alle sfide e a salire le vette. Allora, scherzi a parte. Dunque, Damodar, intanto c'è l'interprete che giustamente spiega parola per parola cosa ci stiamo dicendo. Insomma, alpinismo a tutto campo, e spesso, ecco, tanti italiani, tra cui dicevamo Gaetano, ma anche Giuseppe, vengono in Nepal, e il suo compito qual è precisamente? Oh, first of all, namaste from Nepal. You know, Nepal is a mountain kingdom. It's called Nepal Himalaya. So many people want to climb Nepal. It's especially one of the popular ones, Amadablam, Mount Everest, Manaslu, Annapurna, Dhaulagiri, and Tibet Path, Tsoyu, Sisapangma, it's via Nepal. So everybody who want to go to Nepal and climb mountain.
That's why Nepal is hot destination for tourism, mountain tourism. E innanzitutto salve e grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui. Il Nepal è una zona molto montuosa e molti turisti sono soprattutto attratti da questo tipo di turismo. Ci sono diverse località da poter scalare, dove le vette sono molto difficili e anche molto curiose da fare. Il mio lavoro è quello appunto di aiutare queste persone con la mia società, questa agenzia di viaggi, diciamo. It is my great pleasure to work with Gaetano. Hopefully our success is Amaravlam Expedition in this year, and we work for as long as possible. My vision is not for today. We are working for tomorrow and for future. So hope so. Lots of Italian people go to Nepal and they will join us, and we are one of the best organizers in Nepal for mountain climbing, hiking, trekking and lots of adventure tourism. È molto contento di conoscere Gaetano e di lavorare con lui. Lui soprattutto non lavora per il futuro, ma lavora per il presente e successivamente per il futuro. E sarebbe molto felice della riuscita appunto di questa spedizione che verrà fatta in Nepal, che non solo offre delle buonissime mete per la scalata, ma anche per il trekking e altri tipi di attività all'aria aperta comunque. Benissimo, anche perché giustamente alpinismo è una parola che, se vogliamo, comprende anche tante altre attività, giusto Sabatini? Certo, diciamo che l'alpinismo è un tipo di attività che non si può, diciamo, relegare solamente adesso a un'attività sportiva. È un'attività più che altro di contatto, di stare nella natura, di un contatto con la montagna in maniera intima, e quindi ha una componente sportiva, ma anche una componente di avventura e anche una componente meditativa. Perché quando ci si ritrova in montagna, su una vetta, dopo una scalata, si riesce anche a fermarsi un attimo a pensare, no? A lasciare andare un po' i pensieri liberamente. Quindi non è un'attività sportiva proprio totalmente, ma comprende tante altre piccole e grandi situazioni. Certo, anche insomma a livello psicologico. Certo. Vi è mai capitato di arrivare in cima alla vetta e di gridare qualcosa di personale, insomma, di scaricarlo così? Beh, di gridare magari no, perché perché l'ambiente è così maestoso e così imponente che molte volte è proprio un timore reverenziale che ci fa essere silenziosi e ci fa assaporare quel momento lì che è particolare, ecco, quindi difficilmente spiegabile, ma... No, posso capire. Sì. Anche perché sarebbe emozione. Un sussurro in quell'immensità, sì, sì. È vero? Gaetano? Guarda, io... tu sai che io amo il mio Gran Sasso come amo questi posti, perché sono 10 anni che conosco persone di questo genere che sono straordinarie. Quello che voglio farti notare, far notare un po' a chi ci ascolta, è quanto è facile alla fine andare lì e quanto forse è difficile far viaggiare i professionisti, far lavorare i professionisti dalle nostre parti. Cioè lì, per esempio, noi parliamo di agenzie. Il Nepal è pieno di agenzie che fanno attività in ambiente e promuovono in maniera forte l'ambiente, il loro ambiente. E noi, Pino, mi sbaglio, cioè abbiamo proprio sì, sì. Questa necessità, soprattutto diciamo loro professionisti. Io per esempio, io faccio la guida alpina a tempo pieno, quindi lavoro, prendo e vivo di questo lavoro. E devo dire, sono abbastanza fortunato, nel senso che ho tantissima clientela e riesco quindi a lavorare in tutte le stagioni, d'inverno con lo sci e le cascate l'arrampicata su cascate di ghiaccio, l'estate con l'arrampicata, l'escursionismo, e quindi riesco a destreggiarmi un po' in tutte le varie situazioni. Poi la guida alpina è un professionista che lavora a 360 gradi in montagna, quindi può essere responsabile della sicurezza in un impianto sciistico, può essere addetto a dei lavori in sospensione, quindi ecco, è una professione che se uno sceglie di farla dà delle belle soddisfazioni. Però loro sono imprenditori di se stessi, non hanno possibilità di avere, invece loro, le loro guide, viaggiano dentro le agenzie,
E quindi queste agenzie, perché noi abbiamo, per esempio, nella nostra spedizione a Madablan, abbiamo per scelta dal Ministero del Turismo, loro ti danno delle guide già direttamente e ti impongono, per essere accreditato in un certo modo, da un climber o più climber, si vende dalla montagna, che ti gestisce in qualche maniera la salita, non che ti fa la salita, intendiamoci, però ti occupa dei collegamenti tra gli altri gruppi, altre guide del posto e via dicendo. E questo collegamento porta benefici sia per chi utilizza quell'ambiente, quelle montagne, salendole e via dicendo, ma i professionisti che stanno lì lavorano. Certo. Proprio in questi giorni mi pare che è passata la notizia delle guide, sono state riconosciute le guide nepalesi come guide professioniste. UIAGM, sì. Sì, quindi è una notizia, una news. È molto importante dire questo, che le guide alpine sono gli unici professionisti abilitati all'accompagnamento in zone montuose a livello internazionale e si contraddistinguono con questo distintivo, che se per cortesia lo volete inquadrare. Sì, adesso. Cioè io dico, chiunque vi offre di portarvi in montagna deve mostrarvi di avere questo distintivo qui e il relativo tesserino. Se lo fa a scopo di lucro, parliamoci chiaro, perché se poi sono associazioni è un altro discorso. Quello che dice Gaetano è giustissimo, effettivamente in Abruzzo, visto che è la regione verde d'Europa con una percentuale altissima di parchi nazionali, e visto che molti corsi per guida alpine sono stati anche finanziati dalla stessa regione Abruzzo, sarebbe anche giusto che si permettesse, ecco, a questi professionisti di poter lavorare anche all'interno delle varie aree protette, di essere dei punti di riferimento per quello che è, diciamo, sono le attività di montagna. Ci stiamo lavorando sopra. Ecco, lavorateci, perché sarebbe sì. un bel obiettivo. Certo. Allora, continuiamo tra poco questo discorso, ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e poi naturalmente approfondiremo l'argomento e torneremo in Nepal. A tra poco. Eccoci qui nuovamente insieme, ci stiamo occupando in particolar modo di alpinismo, ma con un'attenzione particolare rivolta al Nepal, e lo stiamo facendo in compagnia di Gaetano Di Blasio, di Giuseppe Sabatini, guida alpina, e di Damodar Dakal Sherpa, lo ricordiamo, direttore dell'agenzia Travel Adventure Kathmandu. Appunto, proprio di Kathmandu vorrei parlare a questo punto, ecco, con l'aiuto di Maria Cristina Grotta, che chiaramente ci aiuta come interprete a rivolgere le parole a Damodar Dakal, e così insomma riusciamo in qualche modo a capirci. Insomma, sarebbe bello se tutti parlassimo la stessa lingua, sarebbe meraviglioso. L'italiano, l'italiano, così senza sforzi per adeguarsi. Va bene, allora, ecco. Kathmandu si può definire insomma la porta dell'Himalaya. Kathmandu means, you know, it's Nepal capital. And if people want to go to Nepal, first point is Kathmandu. There is no other international airport, so people should go to Kathmandu first. If they want to go for rafting, they want to go for mountain climbing, they want to go for safari, you know, everybody go there first. And you know, it's Nepal is not only for mountains. In Kathmandu, there is a culture, there is a historical palace, there is a heritage place, so people can explore around there. It's like incentive tours. So Kathmandu is important first, and then after they need to think others. Kathmandu è la capitale del Nepal, se volete arrivare lì dovete per forza fermarvi, in quanto è l'unica zona dove c'è l'aeroporto internazionale. Kathmandu non è famosa solo per le scalate e per le sue famose montagne, ma è un luogo soprattutto ricco di storia, di cultura, ci sono molti monumenti importanti. Per quanto riguarda gli sport all'aria aperta, oltre all'escursione, si possono fare anche delle escursioni, dei safari. Si possono fare dei giri in canoa e tutto ciò che la natura mette a vostra disposizione, e quindi è una città molto importante. Ecco, stupisce, insomma, non lo so Gaetano, dammi torto se è così, il fatto che insomma noi siamo abituati a vedere queste realtà come il Nepal, come realtà comunque diciamo lontane da noi, che insomma
sono un po' sottosviluppate, dai, diciamocelo chiaramente, insomma, non le consideriamo alla nostra altezza e invece al contrario lo sono e ci superano di gran lunga, e questo è bene sottolinearlo, perché ecco come si sanno organizzare, come sanno ben accogliere il turista con appunto queste traversate, queste scalate, con tante belle attività che riescono ad invogliare i turisti. Già mentre lui parlava io già mi vedevo sull'aereo per Kathmandu, devo essere sincera, perché sembra tutto così semplice, tutto a portata di mano. Lo è, perché è un'organizzazione perfetta. Loro quando arrivi là, loro hanno già pianificato tutto il tuo soggiorno, e tutto ciò che tu desideri, con proposte o idee, loro riescono a soddisfarti, ovviamente nel limite possibile, perché loro ti giudicano anche se sei un turista, ti fanno fare il turista. Se invece hai qualche chance in più per fare determinate cose, loro prima ti vedono, ti esaminano e dopodiché ti fanno fare. E ti rimettono sull'aereo. E poi ti rimettono sull'aereo. Ma la cosa bella è proprio questo, che loro sono attenti e con questa storia loro fanno economia. Fanno economia, fanno turismo e noi sfruttiamo questa situazione. Noi abbiamo... non lo so perché questo è un discorso un po' lungo da fare, forse in una situazione diversa, però sicuramente l'idea è questa. Damodar ha 34 anni ed è direttore di un'agenzia internazionale. Questo la dice lunga, no? Noi abbiamo direttori di agenzie che hanno 70 anni. E qua c'è qualcosa che non va. Quindi un certo poco di freschezza. Ma i nostri direttori di agenzia cosa fanno poi in realtà? Propongono, però non hanno... Non dispongono. Sì, perché poi sul territorio hanno difficoltà, vero Pino? Cioè, il problema è che se noi proponiamo il turismo, per quello che mi riguarda il turismo montano, dobbiamo dare poi dei servizi a chi viene. Allora, chi viene magari dal Trentino, dove sono tutti i sentieri, sono segnati benissimo e sono costantemente monitorati e manutenzionati, logicamente venendo qui dalle nostre parti si trova, magari sulla carta ci sono una miriade di sentieri segnati, però poi quando li si vanno a percorrere troviamo che praticamente questi sentieri molti sono chiusi, molti sono crollati, e quindi diciamo che noi dobbiamo dare a queste persone poi la struttura, cioè nel senso che se noi vendiamo un prodotto però poi non diamo, non lavoriamo perché per far sì che questo possa essere fruito in maniera diciamo ottimale, diventa un po' difficile. Certamente. Io penso, come vedo comunque, che i parchi nazionali in Abruzzo stanno facendo passi da gigante per far sì che forse anche poi per la mancanza di fondi e via dicendo non si riesce a probabilmente avere... I passi da gigante li stanno facendo, ma probabilmente hanno cominciato a camminare un po' troppo tardi rispetto alle altre realtà come quella del Trentino, per esempio. Certo. Tanto per fare un esempio, io con il siamo mio lavoro, partiti un po' tardi. Con il mio lavoro praticamente mi muovo su tutte le montagne alpine, quindi vedo un po' le situazioni come sono, sia dal punto di vista sciistico che dal punto di vista escursionistico e via dicendo. Quindi ecco, uno poi qualche confronto lo fa, no? Perché allora, mi domandavo, Damodar conosce le nostre montagne? No, non è la prima volta che viene in Italia. È la prima volta che viene in Italia, ecco. Allora, cosa si aspetta Damodar dalle nostre montagne, dalle montagne teramane, dal famoso Gran Sasso, di cui probabilmente anche Gaetano le avrà parlato? Quanto io conosco, sì. I was in Teramo, I'm surprised. Posso interromperla un momentino? Allora, visto che gli ho chiesto appunto, vediamo appunto tramite queste immagini che riguardano proprio le nostre montagne, ecco, può appunto vedere, così si inizia a fare un'idea mentre vi risponde. Ok, prego. Ok, when I was in Teramo, Gaetano saw me the mountains. And I'm surprised, you know, it's I call already. It's like a mini Khumbu Teramo. Khumbu means every season in Nepal. So it's like similar mountain. It's not high. So I to piccoline. I put it. It's like a special name. It's like mini Khumbu.
Quando è arrivato a Teramo, Gaetano gli ha mostrato la montagna e gli ha mostrato il Gran Sasso e lui l'ha chiamato il piccolo Khumbu, in quanto una piccola riduzione della montagna in Nepal, dicendo che è molto bella e molto simile, ad eccezione dell'altezza però. Ecco, però il Minion, insomma. Il Minion, sì. Una montagna in miniatura. I'm really impressed with Teramo. I'm really happy. I love Teramo. It's really beautiful. Grazie. It's like similar Nepal, you know. It's in Nepal countryside. It's like the same. It's a hill, jungle, flat. You know, everything have in Teramo. Dice che il Nepal, le città del Nepal sono molto simili anche alle nostre, tipo a Teramo, sì, che è circondate da colline, però anche nel loro caso, oltre alle colline ci sono anche le giungle. Appena arrivato si è subito innamorato della nostra cittadina. Ecco, ci fa piacere. Sì. Infatti l'ha vista addobbata, perché stamattina ha fatto un giro per Teramo e c'è ovviamente l'handball. Ah, certo, quindi, tra l'altro è venuta proprio in un periodo bellissimo. Sì, tra cui ci stanno anche una rappresentanza nepalese. E come no? Cui, si è trovato subito a suo agio. Parlava tutto inglese, perfetto, non ci sono problemi. Perfetto. Ed è una cosa. Però il passaggio che ha fatto è interessante, perché lui è una cosa, un piccolo Khumbu. Il Khumbu è la valle dell'Everest, che per raggiungere il capo base, il base camp, sono 10 giorni di cammino. Quindi ha detto un piccolo Khumbu. Cioè praticamente per chi è abituato a fare alpinismo in Nepal, cioè il Gran Sasso se lo sale come, non lo so. Cioè... È un'ottima palestra, ottima, no, ottima. Però ovviamente su questa cosa vorrei fare un inciso, perché praticamente sul Gran Sasso abbiamo il potenziale alpinistico, abbiamo praticamente l'80% delle vie alpinistiche dell'intero Appennino. E abbiamo delle pareti altissime di 1200-1700 metri e ci sono vie di altissima difficoltà anche, che tra l'altro qualcuna non è stata ancora ripetuta, che praticamente sono delle vie che non hanno nulla da, diciamo, da temere rispetto a tante vie che stanno sulle Alpi, dove sono vie dove ci vuole un allenamento diciamo da fuori classe, da atleti. Quindi il Gran Sasso è un'ottima palestra per poter poi cimentarsi con tutte le montagne del mondo. Bene. Serena, ti stai facendo una cultura tecnica di alpinismo, le ripetizioni, le salite, le prime, cioè è un linguaggio perché come stavo dicendo, l'alpinismo ha una componente sportiva, quindi si parte dal primo grado, che sarebbe praticamente quando dal camminare si poggiano le mani sulla roccia per aiutarsi, quello è il primo grado. Poi secondo grado, terzo grado, quarto grado, ti lasci immaginare cos'è il quinto grado, il sesto grado, il settimo grado, l'ottavo grado, il nono, il decimo. Di micidiale. Non si possono salire con le scarpette per che portate un esempio, no, con queste scarpe sarebbe decisamente impossibile, no, non lo metto bene in dubbio. Però, cioè non sarebbe bene il caso, tacco 12 o 15, non lo so. Però potrei riuscirci. Facciamo, se riesci a camminare con quelle, guarda, poi va in cima al Gran Sasso senza nessun problema. Possiamo fare un nuovo sport, insomma, rivisitato, alpinismo con tacco. E va bene. Allora, dimmi. Io volevo dire, Damodar è un induista. Sì. Lui ovviamente questa cosa bellissima, che oltre alle montagne si fondono anche le religioni, perché i popoli vengono accompagnati da queste realtà che sono le religioni di tutti, no? E in Nepal ti salutano con un saluto universale, cioè? Namaste. Namaste vuol dire io saluto il Dio che è in te. Questo è bellissimo, perché io ti saluto comunque tu sia. Certo, qualunque religione tu segua. Capito? Ed è qualcosa di straordinario, perché com'è che è? Namaste. Namaste. Sì, namaste, è vero Damoda? Namaste. Ah, ecco, namaste. Me lo scrivo fatti, perché mi piace. Stavamo proprio parlando, stavo io con mia figlia e parlavamo proprio, lui diceva come facciamo a salutare, no? Noi, ciao. Invece, per ciao. Lui è namaste, accompagnato anche da questa forma di
di invito, no? Che una persona, il saluto proprio più completo. Infatti namaste lo fanno sempre. Ma voi anche rispondete così? Assolutamente sì. Anche perché quando atterri a Kathmandu c'è il rito che è bellissimo, loro vengono con dei fiori, i tulipani. Ah, ecco, come funziona le Hawaii? Sì, dove si vede nei film queste ragazze hawaiane con la ghirlanda? Lì sono una signora che non è una hawaiana, è una cosa molto semplice. Però ti porta questa e poi quando riparti ti danno la cosiddetta kata, la sciarpa bianca, ed è un segno di grandissima, ma grandissima benedizione. Lì a quella kata ci sono riportate tutte le preghiere che loro esprimono, ed è un segno di benedizione e di fratellanza. E questo fatto ti onora tantissimo, e di solito la dà una sherpani, cioè una donna sherpa anziana, per dare proprio il massimo dell'impatto, no? E tu rispetti questa realtà anche rispettandola con un segno per noi non comune, no? E lo fai ed è molto bello questo, certo, questo senso. Certo, poi vedo che ormai tutte le tradizioni nepalesi, tutti questi termini sono anche i cibi sono buoni. Anche i cibi. Oggi abbiamo fatto il ciapati. A proposito, prima di parlare dei cibi nepalesi, lui ha assaggiato i nostri cibi sì, per adesso? Sì, gli piace. Stasera come sono stati? Cosa ha mangiato? Cosa ha mangiato? Se gli è piaciuto, voglio vedere sì, anche un po' come li chiama, come li descrive. I tortiglioni ha mangiato, non lo so se riesce a identificare. I tortiglioni? Guarda, voglio vedere come me li descrive. I like pizza very much, Italian pizza, and macaroni. You know, it's really famous in Nepal also. In Tamil, there is many Italian restaurant. We can use some time for Italian food, so I love Italian food. È innamorato della cucina italiana, soprattutto della pizza e dei maccheroni. Infatti Nepal è piena di ristoranti italiani. Ah, ecco. Anzi, in particolare pasta also one of the famous food in Nepal. So I love pasta. La pasta è buona, piace veramente a tutti, è internazionale. Loro però hanno un piatto straordinario, se ti piace il piccante, Serena, lì non è qualcosa... Non eccessivo, però. Lì è tutto eccessivo. È tutto eccessivo. È tutto eccessivo. Allora c'è questo riso, si mangia con le mani, con tante ciotoline, con tanti... sapori, e tu misceli queste cose che è buonissimo. Poi ovviamente c'è il chicken, no? Il pollo, il nostro pollo lo fanno in un certo modo, anche quello è piccante, peperoncino, che non ti dico, ed è buono. Insomma, anche voi vi vedo sorridere con gli occhi quando si parla di cibi nepalesi, quindi buono, insomma... A me la cucina orientale un po', sia quella nepalese che quella, diciamo, indonesiana, che il cinese, logicamente, il vietnamita, piace un po' tutta. Come si chiama? Mi traduci? Perché ho dimenticato una cosa buonissima, che come si chiama quell'involtino che fanno in Nepal? Che è una sorta di mazzarella. Sì, però mazzarella nepalese. È qualcosa di micidiale. Quella la metti in bocca e ti esplode. Esplode il peperoncino. Il momo? Momo? Guarda, è terribile, sono terribili. Però non l'hai descritta bene. Ma adesso lo sei typical perché place. Non riesci a capire. Ci sono tantissimo il piccante. Sì. Se era Momo? Non. Comunque, loro quando arrivi, ecco anche questa cosa che è turistica, estremamente turistica, loro hanno creato dei ristoranti tipici, no, come da noi gli arrosticini, però loro l'hanno istituzionalizzato, quindi loro, il turista che arriva lì, gli fanno fare la serata nepalese, quindi ti siedi con tavolini così, seduto a terra, ti danno una specie di grappino che ti arriva una signora che ti fa una cannella di 1,20 m, no, come fa a azzeccarci, non lo so, su un bicchierino così, ci azzecca, ci azzecca. Probabilmente ha detto che è il momo. Il momo, buono il momo, momo. 15 minuti esatti e siamo arrivati al momo, uguale mazzarella nepalese. Mazzarella nepalese, buonissima. L'abbiamo ribattezzata così. Sì.
Insomma, beh, certo, le tradizioni le sanno ben sfruttare, sì, tra virgolette, a livello anche turistico. Dunque, ci dobbiamo fermare per una pausa pubblicitaria. Sì. Però prima io ascolterei una esibizione del nostro musicista e nel frattempo che si prepara, allora faccio una domanda, se vogliamo anche simpatica, al nostro amico Damodar, che vedo che poi è molto aperto, spigliato. Allora, sta a suo agio. Sta a suo agio, tranquillamente, anche perché ha capito già che qua è un ambiente, sì, molto, molto tranquillo. Ascolta, ci sono tanti turisti che vengono da ogni parte del mondo. Chi sono i più simpatici, i più antipatici e gli italiani in questa classifica come si pongono? In Nepal there are a lot of tourists, Italian. Vediamo un po'. Lo so, ma io poi sono curiosa su queste cose. Voglio vedere se mi dice che gli italiani sono sporcaccioni, che gli italiani buttano le cartacce per terra. Però ti dico se è una bugia, perché lo vedo dal viso. Ah, ecco. In Nepal many tourists from Europe. La maggior parte dei turisti sono europei. Europe. So, German tourist, and Spanish tourist, Italian, Norwegian, in my record. Okay. It's Hungarian and other EU country, they are very less. And last 3-4 years, Polish people also go to Nepal. So, it's really famous. It's in my count. Spain, France, Germany, Italy, Holland, insomma, Norway. Un po' da tutta l'Europa. Ma i più simpatici? What's the in my record, you know, it's I'm working with charity, so I'm not talking about only Italy. So it's we have Spanish and Italian. So, spagnoli e italiani, yeah, sono i più simpatici, più tranquilli, insomma, quelli più alla mano. Mm? Spanish and Italian. Sì, che poi del resto è anche così, perché insomma. But we like, Italian people. Ecco. I'm now in Italy, but you know, it's if I am in Nepal, I'm also talking about same. Don't worry. Lui è innamorato dei turisti italiani e ora si trova qui in Italia ed è, ecco, molto felice. Lui giustamente teme, no, una ritorsione da parte di qualche italiano che lo sto ascoltando. E allora di conseguenza sta giustamente tessendo le doti degli italiani. E quando no, ritornerà in Nepal parlerà della nostra simpatia. Anche una cosa, che è il turismo che c'è in Nepal. In my experience, I work with many Italian people. I was in tourism sector since 97. So that time I was in a rafting company. So many Italian people go for rafting trip. It's like Italian people want for challenging trip in Nepal. Rafting, kayaking, climbing. Mm. Less people go for trekking. In my record. So definitely I'll be an Italian team. Prego. Lavora nel mondo del turismo ormai dal 97 e la maggior parte dei turisti italiani si recano lì soprattutto per fare rafting e altre attività del sì. E quindi la maggior parte dei turisti che ha conosciuto sono tutte categorie di sportivi, quindi non si può sbilanciare più di tanto. Certo. Quello che volevo aggiungere, sì, è che praticamente il turismo che c'è in questi paesi qua è un turismo di nicchia, quindi non è il turismo quello di Rimini, è il turismo, capito, dell'avanti, dell'avventura, della natura, quindi sei un po' più... sono persone un po' più tranquille. Però le personalità, rispetto, per così dire, io credo sì, che comunque si notino. Insomma, l'italiano, certo, che comunque più, diciamo, affettuoso, se vogliamo, più aperto, sì, rispetto magari al tedesco, che magari più tutto d'un pezzo, sicuramente si noterà, certo, io, certo, credo. O all'inglese. Non sono tolleranti come gli italiani. Gli italiani sono tollerantissimi. Dopo la pausa ti dico una cosa molto molto importante. Ecco, intanto c'è giustamente l'interprete che continua a interpretare. Che vi state dicendo? Vi sto dicendo appunto quello che aveva detto il signore, che il turismo che si fa in quel paese, in Nepal, è appunto di nicchia. E lo stavo spiegando appunto, certo, al nostro ospite. Ecco, lui è d'accordo su questo naturalmente, vero? In my record, lots of Italian people, they want adventure. Diciamo, sì, it's che like è d'accordo. Trekking, climbing, river rafting, kayaking expedition. Sì, essendo uno sport. Really, less people, they choose like soft trip,
It means safari, just city sightseeing, certo. Whatever. Ecco, quindi lì insomma si fa anche il safari, tra l'altro, cioè queste gite, sì, sì, con una macchina particolare in mezzo alla giungla, per capirci. Con gli elefanti. Con gli elefanti. Ah, sugli elefanti? Che bello, dai, ne parliamo dopo. Ci hai provato a farlo? No, io no. No? Hai paura? Preferisco salire le montagne che salire con elefanti. No. Bisogna ritagliarsi un po' di tempo anche per questa esperienza. Poi vediamo se l'ha fatto invece Giuseppe. Allora, andiamo adesso ad ascoltare un'altra esibizione del chitarrista che oggi ci tiene compagnia con la sua chitarra, e Massimo Di Gaetano, e vi ricordo che anche Massimo è docente di chitarra ai seminari estivi di Giulia Jazz 2012, seminari di musica classica e moderna, quindi per chi ama questa tipologia di musica può partecipare a Giulia Jazz 2012, vi ricordo dal 23 al 27 luglio a Giulia Nova, iscrizioni entro e non oltre il 12 luglio. È il momento del nostro Massimo Di Gaetano, prego. Thank you.
Eccoci qua nuovamente insieme in compagnia dei nostri alpinisti Gaetano Di Blaso e Giuseppe Sabatino e poi naturalmente il nostro ospite d'onore. Dunque Gaetano, state preparando questa ennesima scalata, di cosa si tratta e quando si svolgerà? Guarda, ennesima mi piace, perché di fatti sì, perché ne sono tanti, ormai ci conosciamo da tanti anni e sono 10 anni che vado giocando, ecco, con queste cose da quelle parti. Sì, di fatti, questa volta la storia è veramente bella, veramente grande. Partiamo per Lama Dablan nella valle del Khumbu, vicino all'Everest, in un nodo straordinario tra l'Everest e il Lhotse. E Napse, il Pumori, sono tutte montagne che stanno lì intorno. E sono tutte montagne alte da 7.000-8.000 metri. E la Madablan è una montagna ritenuta dai primi salitori la montagna dalle linee perfette. Perché? Perché è come la disegna un bambino, una montagna, questa montagna è fatta così. La chiamano di fatti il cervino montagna dell'Himalaya. Quindi il nostro cervino comunque è una montagna importante. Chiaro che la Madablan è alta quasi 7.000 metri, per cui è un gioco un po' diverso. Questa volta la squadra è importante. Noi abbiamo una squadra importante perché la montagna è importante. Ho con me Pino Sabatini, che ci conosciamo da 20 anni. Da una vita. C'è Paolo De Laurentiis, anche lui guida alpina, persona in gamba, un ottimo arrampicatore. Poi ho un aquilano, che è Stefano Galletti, che è direttore della scuola del CNSS, della sezione speleologica, persona di qualità, preparata tecnicamente, è venuta con me già in Himalaya facendo il Merapic, e che ci avete seguito anche voi, mi ricordate, ci siamo anche trasmessi delle news, sì. È così. E dopo c'è Arnaldo Galante di Teramo, forestale, agente forestale, ed è un tecnico del soccorso alpino speleologico. Quindi persone di qualità, non è che perché non ci sono altre persone, ce ne sono sicuramente altre di qualità e anche forse di più, però quando si va in montagna si creano le squadre, un gruppo affiatato, perché queste montagne hanno bisogno non solo di salitori ma di persone che si sanno rapportare, che si muovono in sinergia, perché la montagna può dare problemi e avere la squadra vuol dire ridurre le difficoltà, ridurre le preoccupazioni. Questo è importante. Cosa dirti? Naturalmente il tutto è coordinato dall'amico bravissimo, Damodar, giusto? Bravissimo, proprio così. Damodar con la sua agenzia, l'ho conosciuta in Nepal, poi ci siamo sentiti così e lui si è proposto immediatamente per la salita a Lama Dablan e ci ha messo in gioco tutta l'esperienza e la possibilità che la sua agenzia ci ha messo, può dare, e questa cosa mi ha affascinato perché mi ha sorpreso completamente e perché ci ha dato veramente tutto quello che potevamo immaginare. Ecco, allora Damodar, come verrà organizzata questa scalata? Lama Dablan Mountain, it's technical mountain. So we are operating every day, every year we have two expedition. But in 2012, we have only one expedition with Gaetano. We have similar expedition in Manaslu and in Tibet Sisapangma in September. So, you know, it's in this trip, we are arranging from Kathmandu service. We are sending all the climbing staff, camping gears and kitchen staff, everything, it's cooked and transport. Everything from company side, and we hope this expedition will be one of the successful expedition and really famous in Italy. Con la spedizione che farete, dove ci sarà anche Gaetano a settembre,
Dice che la sua compagnia gli darà il massimo dell'aiuto, fornendovi lo staff migliore che ha nella sua compagnia, e spera che la vostra scalata sia delle migliori, così da poter essere la più famosa. Olà, addirittura. La Matabana è una montagna importante. In the world. No, ma è una squadra. Guarda, Serena, io ci tengo tanto a questa cosa. Per esempio, noi abbiamo dei ruoli, no? Sai, il capo spedizione, il vice capo spedizione, perché bisogna che ci siano i ruoli. Però nella nostra squadra, eccola lì, la Matablan, è straordinariamente bella. Beh sì. Per un alpinista, cioè forse, ma per un alpinista una cosa così è entusiasmante, perché è la montagna vera. Anche l'Everest è così comunque, capito? Come il K2 e via dicendo. Io credo che gli uomini si uniscono attraverso le montagne. E questa è una cosa bellissima. Noi ci siamo trovati e questa montagna che ha un'importanza molto grande nei curriculum alpinistici degli alpinisti, ma non solo, ma anche a Kathmandu ci aspettano. Perché ci aspettano? Perché noi siamo stati così fortunati da creare anche un trekkers per gli amici come te, Serena, che domani dice mi metto in corsa anch'io, faccio il trek, sono 30 persone che partecipano a questa bellissima realtà e vanno a salire l'alta via dell'Everest, si chiama così, che attraversa la valle di Gokyo, la valle dei laghi turchesi, no? Li chiamano in maniera straordinaria queste cose, e poi fanno un passo che si chiama il Chola, tornano nel Khumbu, vanno al base camp dell'Everest e dopo ci incontriamo tutti quanti. E quando ci incontriamo puoi immaginare cosa può succedere. Cosa può succedere? Che ci facciamo tante di quelle birre. Ovviamente, ecco, lì poi si riconosce l'italiano, sì, ma direi l'europeo. Birra in quantità, cioè, illimitate. Svuotiamo il Khumbu. Immagino. Anche perché, tra l'altro, ricordiamo che durante la scalata... E lui ride perché lui partecipa volentieri probabilmente. Gli è arrivata la notizia delle birre. E come si comportano quando appunto si scolano tutti questi litri di birra? Adesso vediamo di capire anche qualche segreto. Sarà dura adesso. Non si può dire tutto adesso. In mountain we are not allowed to drink alcohol. La tradizione. No smoking, no beer, no burka. When no burka vuol dire no donne. When people back to Nancy Bazar, ok, we can tutto. Celebrate. Tutto, via, hai ecco. Capito? Quindi è dal ritorno, ci liberiamo di tutte le... 50 bottle le beers, burka. No problem. But in mountain, in base camp, we are not allowed. Nel campo base non è permesso farlo. Ecco. Poi successivamente ci si può permettere di tutto. Ok, quindi alcol, fumo e donne poi. Per gli altri. Per noi gli altri, voi santi. Santi è vero? Sì. Ci sono vari biondini che vanno in giro da parte del Khumbu. Cambia argomento subito, Gaetano vuole tergiversare, però vabbè, insomma, no, le donne tutti, ma Gaetano e il vino niente, zero, proprio, zero. Non le guardano proprio. No, cioè, le guardiamo, cioè. Non è peccato, ci hanno detto che non è peccato guardarle. Le guardate soltanto per non andarle addosso, ecco, e non... Per favorire un amico al limite. Ah, ecco, per favorire un amico. Va bene, oh, ci crediamo, giuro che ci crediamo. Grazie, Serena. Assolutamente sì. E quindi, insomma, vi date giustamente la pazza gioia, perché dicevamo, durante queste scalate voi purtroppo siete un po'... a bacchetta, insomma, cioè non potete mangiare, voglio dire, la bistecca, per dire, non so, oppure bere, ecco, qualunque cosa, a prescindere che sia alcol o meno, ma avete anche dei cibi molto particolari da dover assumere, vero? Noi abbiamo dei cibi che verranno assunti in alta quota, che sono specifici, leggeri, molto proteici, carboidrati, e sono delle vere bombe energetiche, però ti assicuro che il campo base deve essere fornito di tutto, certo, perché quando si torna giù hai bisogno di, come si suol dire, di rifocillarti nell'anima e nel corpo, perché poi devi tornare più volte. Pensa che la salita alla Matablan impone un gioco di salita notevole, perché noi abbiamo un campo base avanzato. Quindi dovremo portare tutto il materiale che da quasi 5.000 metri arriva a 5.800 metri.
tutto il materiale viene posizionato, dopodiché a staffetta, quindi nei giorni successivi, tempo bello, tempo brutto, va portato e posizionato nei campi alti. Quando tutta la via è sicura, vuol dire che i campi sono sistemati, le corde fisse sono sistemate, e in questo noi abbiamo dei climber Sherpa che conoscono perfettamente la zona, le guide, che ci aiutano, collaborano, non ci aprono la via come qualcuno può pensare, ma collaborano con noi. E questo è molto bello perché c'è una vera e propria integrazione tra le persone e si creano anche dei bei rapporti. E questo è molto molto bello. Ecco, e incidenti di percorso possono accadere, accadono, sono accaduti? Beh, diciamo che la montagna, la salita che andremo a fare noi è una cresta rocciosa che presenta passaggi di quinto e sesto grado in quota, perché la vetta è a 6.854 metri, quindi ha bisogno di un acclimatamento, quindi praticamente dovremo salire tante volte, diverse volte in alto e riscendere poi a campo base, per poi tentare la vetta nel momento in cui siamo più acclimatati, no? Perché il corpo deve abituarsi alla quota. E i pericoli sono quelli dell'alta montagna, perché ci possono essere scariche di roccia, scariche di ghiaccio e via dicendo, quindi ecco, il cambiamento del tempo, rimanere bloccati in quota, sono i pericoli della montagna, quelli comuni, diciamo, a tutte le montagne e all'alta quota in generale, ecco. Quindi, insomma, bisogna sempre stare attenti, una preparazione fisica adeguata. La montagna è pericolosa, lo sappiamo tutti. Sì, assolutamente, però ecco, cerchiamo di ridurre al minimo questi rischi, per cui siamo collegati con il nostro satellitale a un meteo, i meteo ci vengono serviti ogni 24 ore, quindi abbiamo delle indicazioni meteo notevoli. Poi bisogna dire anche che i campi base, vi sono anche altre spedizioni, si fa amicizia e si collabora, perché la montagna ovviamente va salita. Ci si coordina anche, perché per non trovarsi poi magari perché per esempio il campo 2 dove si dovrà dormire poi è sopra una crestina piccolissima, sono pochi metri quadrati a disposizione per prendere la tendina, quindi bisogna anche, capito, organizzarsi in un certo modo. Ma se qualcuno ci sta seguendo e inizia ad amare questo sport, cosa può fare per mettersi in contatto con voi, per magari aggregarsi, se non in questa scalata, nella prossima, insomma, cosa può fare? Io consiglio a chi vuole intraprendere questa attività di rivolgersi comunque o a un professionista, quindi a una guida alpina, o a un'associazione che, diciamo, che si occupi di questo, della diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo, della montagna in generale, che quindi può essere come l'associazione che rappresenta Gaetano Di Blasio, Spazi Infiniti, può essere il Club Alpino Italiano di Teramo, istituzione storica dell'alpinismo a livello nazionale, il Club Alpino Italiano, e quindi ecco, rivolgersi comunque a persone competenti. Non affidarsi al primo che si incontra per strada, certo. Perché io vedo, nel mio lavoro vedo, e anche frequentando vedo tanta gente che si improvvisa. Scusa, Pino, lui è un TE, in termini tecnici è un tecnico di risoccorso, cioè quando sopra quello studio vola l'elicottero del 118, dentro quell'elicottero c'è sempre un GE a bordo. 365 giorni l'anno. E questo è importante. Quindi ne vediamo di tutti i colori. Beh, immagino. Quindi in pratica guida anche l'elicottero? No, io mi occupo della sicurezza del medico e dell'infermiera a bordo, perché noi di ambulanza, e mi occupo quindi della loro sicurezza, della loro movimentazione sul terreno impervio, e mi occupo anche di gestire le situazioni di soccorso alpino che si verificano. Beh, tra l'altro io sono anche responsabile provinciale del soccorso alpino per la stazione di Teramo, e quindi ecco, perciò dicevo, non bisogna affidarsi a chi si conosce, ma a un professionista o comunque a persone di competenza che facciano parte di qualche associazione riconosciuta proprio. Sicuramente, insomma, la vita, la propria vita non si può affidare assolutamente ad una persona. La montagna purtroppo è pericolosa. Proprio colgo l'occasione per dire che venerdì Damodar è stato invitato presso la sessione del Club Alpino di Teramo. E in quel contesto si presenterà il nuovo corso di alpinismo, di escursionismo, scusate, della sezione del CAI di Teramo. E quale migliore occasione presentare un responsabile
che organizza trekkers in Himalaya. E proprio è la ciliegina sulla torta. Sono orgoglioso che la sezione ovviamente abbia invitato in questa situazione molto particolare, certo, molto fortunata, Damoda a presiedere anche questo inizio di corso. Ecco, ti diceva prima Pino, il corso ti permette di capire inizialmente, poi la guida di fare i passi successivi, certo, e poi il contatto finale, persone come Damodar che ti portano poi in loco. E allora, per concludere, la parola proprio a Damodar. Ecco, venerdì questo importante incontro a cui parteciperà, cosa dirà alla platea? First of all, thank you Gaetano and Pino and all the Theravan people. It's my great opportunity to be there, and I'm really happy to participate in that program. Hopefully we'll have really good connection in Italy, and I love Teramo people. Innanzitutto dirà grazie Gaetano e grazie a tutti voi, che è molto felice soprattutto di essere, diciamo, la persona importante di questa serata, ed è molto contento appunto di aver, dirà dell'ospitalità della città di Teramo e delle sue bellezze, e sarà un'esperienza che porterà anche in Nepal. Benissimo. Grazie. E allora mi raccomando, in questi giorni una passeggiata nel nostro bel parco nazionale Gran Sasso Laga non deve assolutamente mancare, perché non sarà particolare, non sarà, ecco, eccezionale, forse no, quanto il Nepal, però insomma secondo me resterà comunque, sì, a bocca aperta, perché a volte non si immagina che cosa nasconde. Faremo vedere Campo Imperatore già lì. Ah, Campo Imperatore, ma io direi già, ecco, la semplice passeggiata sulle nostre strade, sì, che portano, sì, in montagna, sì, ecco, la visione del Gran Sasso, eccetera, secondo me. Questa mattina si è nascosto il Gran Sasso, timidissimo. Appena abbiamo bucato il traforo, c'era un nebbione sopra. Ha voluto fare un piccolo dispetto. Piccolo dispetto. Vabbè, però, ma ci sarà modo come solito di fare. Perfetto. Yeah. E allora grazie Damodar, buona permanenza a Teramo, in provincia di Teramo. Ci auguriamo tutti che potrà apprezzare le nostre bellezze e magari poi raccontarle, se sarà possibile, perché sono così belle le nostre bellezze, che è impossibile poterle solo raccontare, bisogna al limite fotografarle, a tutti i tuoi amici del Nepal, di Kathmandu. Grazie per essere stato qui. Nel frattempo Maria Cristina Grotta, appunto, interpreta. Grazie anche a Maria Cristina. Thank you very much for all the arrangement with Gaetano, Pino and all of team. And of course, I will talk about Teramo and Teramo people and Teramo people hospitality in Kathmandu when I'm in office. I will speak to everyone. I'm really impressed with Teramo. Grazie mille a tutti, grazie soprattutto. Team of Teramo. Grazie good soprattutto team a Gaetano e al team di Teramo. Quando arriverà in Kathmandu ne parlerà molto bene, è stato molto entusiasta di questa conoscenza. Perfetto. This is the unity. Questa è l'unità. Benissimo, tra l'altro grazie. Siamo a Teramo, città aperta al mondo, proprio in occasione della Coppa Interamnea, quindi cade proprio a fagiolo, come si dice, la presenza del nostro Damodar. Grazie mille, grazie Gaetano, grazie Pino. Mi raccomando, grazie, fate vedere tutte le nostre bellezze all'ospite che... Tutte. Qualcuna tutte. Già l'ha vista allora. Era Damodar. E insomma, fatelo divertire, così porterà il nome di Teramo al Nepal, insomma, fuori proprio dai confini europei. Buon lavoro, grazie. Buona preparazione per questa escursione. Ovviamente ci risentiremo, mica vorrete partire senza raccontarci cosa state preparando, no, come eccetera. Ci presenteremo la squadra. Ecco, potete venire con la squadra al completo. Grazie.
Sarebbe molto bellissimo, simpatico. Perché ci sono tante donne serene. Ah sì, vedi? La parte trekker, allora, sono terribili le donne. Mi fa piacere. Cominciando... Avevi qualche dubbio? Assolutamente. Beh, appunto. Nessuno. Benissimo, grazie ancora. Grazie a voi. E allora, pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme in compagnia della buona musica, in compagnia di due consiglieri di opposizione del comune di Teramo, precisamente Manuela Di Pasquale e Sandro Santa Croce, rispettivamente Partito Democratico e Rifondazione Comunista, e poi in compagnia del sindaco di Montorio Albomano, Alessandro Di Giambattista. Restate con noi. Nuovamente insieme, eccoci qua in compagnia del nostro artista odierno. Si tratta di Massimo Di Gaetano alla chitarra, lo abbiamo già ascoltato in due interpretazioni. Gaetano, tra l'altro, Massimo Di Gaetano, tra l'altro, è docente di chitarra. Sì. E allora, torna anche quest'anno Giulia Jazz, tutto pronto? Tu sei pronto? Parla al microfono così ti possono sentire da casa. Pronti a partire. Pronti a partire. Allora, il tuo compito in questa edizione di Giulia Jazz qual è? Sarà? Io insegnerò per la prima volta nella storia di questo prestigioso appuntamento la chitarra classica. Finora c'è sempre stata solo la chitarra elettrica, perché è un corso votato alla musica moderna fondamentalmente, oppure al pianoforte classico e altre materie. Per la prima volta ci sarà la chitarra classica e me l'hanno affidata a me. Perfetto. Mi fa molto piacere. Chi può avvicinarsi ai corsi che appunto terrai in questa edizione di Giulia Jazz? Qualsiasi ragazzo o adulto che suoni o voglia suonare la chitarra classica, dal livello basilare fino anche alla specializzazione. Perché ecco, quindi se una persona non sa neppure tenere in mano la chitarra, può venire da te? Volendo sì, comunque un corso intensivo di 5 giorni. Quindi non conviene, insomma. All'inizio magari no, però è un corso intensivo di 5 giorni, potrebbe essere utile ad esempio a chi ha bisogno di un approccio più tecnico sullo strumento per curare la parte tecnica oppure un brano in particolare. Benissimo, da quanti anni suoni la chitarra? Ormai sono 15. Beh, insomma, una bella gavetta dietro le spalle. Siamo perfetto, già. E allora Giulia Jazz, lo ricordiamo, dal 23 al 27 luglio fino al 12 luglio è possibile iscriversi, ormai ci siamo, tra una settimana le iscrizioni si chiudono, siete ancora in tempo per farlo. Fino adesso la risposta com'è stata? Hai qualche informazione in merito? Sì, è stata buona, sono stato contattato anch'io direttamente, è stata buona per essere la prima esperienza in tal senso, anche più di quanto mi aspettassi. Benissimo, e allora in bocca al lupo, adesso Prego. Cosa ci fai ascoltare? È un brano del barocco spagnolo del compositore Gaspar Sanz, l'ultimo brano della suite spagnola ed è intitolato Canarios. Perfetto, grazie a Massimo Di Gaetano, e ci vedremo prossimamente, ti salutiamo così con queste note, grazie. Thank you.
Benissimo, complimenti a Massimo Di Gaetano, grazie, grazie. E allora torniamo adesso nuovamente nello studio dedicato, insomma, a tutti gli argomenti che quotidianamente portiamo qui per voi su Teleponte. Siamo adesso in compagnia di Manola Di Pasquale, benvenuta, ciao, consigliere comunale del Partito Democratico. Siamo in compagnia di Sandro Santa Croce, consigliere comunale di Rifondazione Comunista, benvenuto. E in compagnia del sindaco di Montorio Albomano, Alessandro Di Giambattista. Buonasera. Benvenuto anche al primo cittadino montoriese. Allora, partiamo da Teramo, visto che ci sono due rappresentanti, e parliamo in particolare di una questione relativa al Consiglio Comunale che si è tenuto nella giornata di ieri. Oggi Manola Di Pasquale in una nota ha sottolineato come, insomma, sia rimasta allibita, in parole povere, del fatto che in Consiglio Comunale a Teramo non sia stato approvato dalla maggioranza l'ordine del giorno che riguardava la cittadinanza ai bambini nati da genitori italiani. Ecco, cosa è accaduto e quali sono, ecco, le riflessioni che vengono fuori appunto da questa mancata approvazione? Innanzitutto questo è una sensibilizzazione del partito, che parte dal Partito Democratico Nazionale, che stiamo facendo su tutto il territorio per tentare di far modificare la legge nazionale che riguarda la cosiddetta cittadinanza. Noi sappiamo che nello Stato italiano esiste il principio dello ius sanguinis, cioè significa che diventa, diciamo, si prende la cittadinanza dei genitori, quindi anche se un ragazzino straniero nasce nel territorio italiano, mantiene la cittadinanza dei propri genitori. Quindi, ecco, intanto vediamo anche le immagini che si riferiscono al Consiglio Comunale. Se sono, diciamo, non sono cittadini italiani, il ragazzino non avrà la cittadinanza italiana. Per modificarla attraverso l'introduzione del principio dello ius soli, cioè che tutti i ragazzi che nascono nel territorio italiano, i bambini, anche da genitori stranieri, possono acquisire la cittadinanza italiana. Perché questo? Perché noi oramai viviamo con i cittadini stranieri nel territorio italiano quotidianamente. E questi ragazzini molte volte non hanno neanche conosciuto la nazione di provenienza, perché nascono proprio in Italia e spesso i loro genitori non possono neanche ritornare in quei territori perché ci sono guerre o ci sono dei perseguitati politici, eccetera. Frequentano italiani, l'Italia, frequenta la scuola, anche molte volte la religione italiana, hanno contatti quotidiani con ragazzini della loro età che sono cittadini italiani, per cui non si comprende perché questi devono considerarsi diversi. Diversi significa che comunque devono sempre avere un permesso di soggiorno, perché nel momento in cui lo perdono verranno rimpatriati, quindi riportati nella loro nazione, e significa anche che tu non sei equiparato a un cittadino italiano, quindi non hai tutte le prerogative e i diritti dei nostri cittadini. Ora, io voglio ricordare una cosa. Subito dopo il dopoguerra, tantissimi italiani sono partiti e sono andati fuori, all'estero, come dicevamo, a lavorare. Soprattutto molti sono andati in America. E in America esistevano gli ius soli, cioè i bambini di genitori italiani che nascevano nel territorio americano erano considerati americani a tutti gli effetti. Che significava? Che questi ragazzini avevano tutte le tutele e le garanzie dei ragazzini americani, erano equiparati, quindi qualsiasi evenienza, qualsiasi bisogno loro avevano, erano equiparati ad un cittadino americano, quindi avevano il supporto totale dello Stato italiano, dello Stato americano. Quindi io non capisco perché noi non possiamo dare a una forma di accoglienza vera, dare anche questa risposta a questi bambini che nascono qui. E pensavo che Teramo, oltretutto che accoglie la Coppa Interamnia, che ha una relazione molto stretta con l'UNICEF, che anzi dentro la sala consigliare ha una targa dell'UNICEF dove si dice che Teramo è una città aperta al mondo, non avesse questi problemi nel deliberare questo principio, tant'è vero che benché sia una battaglia del Partito Democratico noi abbiamo anche detto che eravamo disponibili a farlo diventare neutro, cioè a togliere il simbolo del partito e a farla diventare una proposta di principio sul principio dello ius soli del Consiglio e quindi approvarlo. Beh, siamo rimasti meravigliati anche dagli interventi in realtà che abbiamo sentito in Consiglio, però sono convinta che con un momento di riflessione sicuramente riusciremo a portare una deliberazione unitaria su questa materia, quindi aspettiamo. Insomma, ecco, non vi arrendete, no, assolutamente riporterete... No, io poi faccio sempre battaglie di principio, quindi non è che mi arrendo
al primo voto negativo, per cui sicuramente torneremo. Poi io so che c'è stata già una richiesta anche dell'UNICEF, così come ci ha informato il sindaco, anche se era una richiesta fatta a maggio. Sono contento che al limite questo ordine del giorno ha ricordato che c'era questa richiesta dell'UNICEF di discutere proprio dei diritti dei bambini stranieri, e tra questi ovviamente si discuterà anche dello Ius Soli, e riproporremo questo ordine del giorno. Benissimo. Sindaco, nel suo comune si è parlato di questo argomento fino adesso? È stato proposto un ordine del giorno sullo stesso argomento? No, sinceramente ancora no, ma nel caso in cui se ne parlasse anche a breve, senza una discussione approfondita, sicuramente la mia maggioranza non avrebbe difficoltà ad approvarlo, anche perché mi sembra prima di tutto non solo una battaglia di principio, ma una battaglia di diritto, in quanto se abbiamo permesso a queste persone di venire in Italia, di essere stanziali in Italia, anche se in maniera spesso clandestina, eccetera, ritengo che è una forma di attenzione per principi di solidarietà che ispirano principalmente la mia cultura politica, sicuramente, come detto, non abbiamo alcuna difficoltà, anche se poi io qualche distinguo in merito lo faccio sempre, nel senso che è vero e giusto che le frontiere siano aperte, ma è altrettanto vero e giusto che poi a chi attraversa queste frontiere trovi anche delle opportunità di carattere economico e lavorativo che permetta di vivere nel nostro Stato, nella nostra nazione, liberamente, anche in maniera onesta, perché da un punto di vista economico, nel pieno rispetto di quella che è la loro cultura e anche di quella che è la cultura di noi cittadini italiani che siamo nati in questo territorio. Perfetto. Sandro Santa Croce, insomma, anche lei probabilmente è rimasto male per questa mancata approvazione, o ci sono stati altri argomenti di questo Consiglio Comunale che l'hanno un po' delusa? Ma diciamo che da tempo che il Consiglio Comunale di Teramo mi delude, perché c'è un atteggiamento da parte della maggioranza di chiusura netta a qualsiasi forma di colloquio. Hanno ragione sempre loro, questa è la loro filosofia, amano lo sport e dimostrare i muscoli in ogni situazione, per cui voglio dire, il dibattito, chiaramente il confronto ne soffre. Nel caso specifico certamente va evidenziato e stigmatizzato la reazione scomposta di alcuni consiglieri che di fronte a un'ipotesi di questo genere o non avevano capito qual era la problematica o addirittura hanno lasciato fuori venire fuori i loro istinti più brutti, razzisti, che io spero nella prima versione, perché non hanno capito bene che cosa di cui si stava parlando, perché noi parlavamo dei bambini appena nati, quindi ragionare sulla violenza oppure su altre problematiche per un bambino appena nato, gli vogliamo dare già queste colpe, mi sembra eccessivo anche per il centrodestra. Anche per il centrodestra è eccessivo una cosa del genere. Cioè, per cui voglio dire, al di là di tutte le considerazioni che il sindaco di Montorio prima diceva, che comunque va in qualche modo analizzato, va visto, va studiato, quindi non a cuor leggero non si fa niente, va certamente ricondotto sempre e comunque a un percorso democratico ogni scelta. Ma nel caso proprio del nascituro penso che abbiamo il dovere, non altro, proprio il dovere di fare una cosa di questo genere. Per cui questa reazione, ripeto, è stata abbastanza sconvolgente, perché sembrava appunto venire fuori gli istinti primordiali di molte persone che hanno lì, nel giro di qualche minuto, dimostrato cose non simpatiche. Insomma, questo non le è sceso giù. Ma tra l'altro lei prima diceva che insomma la maggioranza spesso caccia i muscoli, no? Allora, non è stato, per così dire, approfondito un argomento particolare, Manola, mi rivolgo anche a lei, e cioè quando è saltato il consiglio per il numero legale, no? La scorsa settimana, se non vado errato. Ecco, il sindaco in pratica ha dato la colpa alla
la minoranza. Da sempre costa che avrebbe dovuto. Per noi è normale, non ci stupisce. Avrebbe dovuto invece. Anche ieri insomma, l'avremmo dovuto ritirare l'ordine del giorno secondo il sindaco. Quindi noi... Però secondo il sindaco voi avreste dovuto invece appunto consentire. Guarda, ho già avuto modo di dire una volta e non ci torno più. Tantissime volte il sindaco non ha avuto la maggioranza e il centro-sinistra gliel'ha mantenuto. All'epoca di Sperandio, loro che erano minoranza e opposizione, con Gianni Chiodi che era il capo dell'opposizione, non hanno fatto passare mai il numero legale. E quindi un consiglio sì, uno no cadeva perché loro chiamavano il numero legale. Noi non lo chiamiamo mai, anche quando vediamo che non hanno il numero per poter mantenere o per poter deliberare, spesso l'abbiamo votato. Perché? Perché c'era il senso di responsabilità su questioni importanti. Quanto però la questione diventa politica, e cioè espressione di una non coesione della maggioranza, è un dovere della minoranza metterlo in evidenza. Quel giorno vi era una spaccatura all'interno della maggioranza per cui loro non avevano il numero legale ed era giusto metterlo in evidenza. Perché una spaccatura? Perché c'era qualcuno che non condivideva alcun ordine del giorno. Ah, ecco, quindi però questa cosa è andata un po', diciamo così, è stata un po' nascosta. Sempre, la maggioranza nasconde ovviamente i suoi difetti, mica li mette in mostra. La colpa è sempre della minoranza che li mette in mostra. Comunque questo è un gioco delle parti che è il gioco male, delle parti, funziona cioè, così. È il ruolo politico di un sistema democratico di confronto di maggioranza e minoranza. Lui continua a dire che ha un costo, sì, noi lo sappiamo che ha un costo, tant'è vero che noi inseriamo gli ordini del giorno continuamente all'interno di consigli già lunghi, proprio per evitare di doverne fare altri e quindi per un risparmio. Ma il costo della democrazia, la democrazia ha necessariamente un costo, se no non può essere democrazia. Un minimo di costo in una democrazia c'è sempre. Qual è il costo da eliminare? Quello dell'organo deliberativo e del confronto democratico di maggioranza e minoranza o quello degli assessori che non fanno niente la mattina e la sera? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, non quella del funzionamento del Consiglio, se vogliamo parlare di democrazia. Benissimo, vabbè, lasciamo per qualche attimo Teramo perché poi ci sono tanti altri argomenti di cui possiamo parlare, come per esempio l'IMU. Insomma, ieri è stato un consiglio comunale ricco di bilancio, ecco, ricchissimo, ecco, di argomenti da approfondire. Andiamo invece a Montoro Albumano, perché proprio ieri mattina c'è stata una giornata veramente epocale, possiamo dire, importante sotto tanti punti di vista, perché è stata posta la prima pietra del nuovo asilo, l'asilo della montagna, interamente finanziato dai consorzi BIM e dalla FederBIM, la Federazione Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani. Ecco qua, vediamo le immagini che si riferiscono proprio al momento in cui il sindaco pone questa prima pietra insieme al presidente della FederBIM, giusto sì. Sindaco? Ecco, quindi un momento veramente importante. Vogliamo spiegare come nasce questa ricostruzione, questa nuova costruzione a favore dei bambini dopo appunto il sisma del 2009? La ricostruzione purtroppo è semplice, a seguito del terremoto del 6 aprile del 2009 la vecchia sede comunale, Palazzo Patrizi a Montorio Albumano, è stata dichiarata inagibile. Su quel palazzo, oltre ovviamente alla sede del giudice di pace, la biblioteca e altri servizi alla cittadinanza, vi era quello dell'asilo nido. Ovviamente l'asilo nido purtroppo insisteva su quell'ala di Palazzo Patrizi che è stata resa inagibile e abbiamo dovuto far sì che l'asilo fosse spostato presso il presso della scuola materna in condizioni abbastanza disagevoli, se, certo, se vogliamo adoperare un eufemismo, tant'è che adesso quando ripartiremo a settembre ovviamente l'asilo nido non sarà più presso la scuola materna ma in altri due appartamenti di proprietà comunale in attesa che venga ultimato questo asilo nido. Ovviamente la FederBIM, volendo fare un gesto diciamo di attenzione ai comuni del cratere nel 2009, ha deciso di fare un'opera all'interno di territori che fossero stati inclusi all'interno del cratere sismico, e siccome la FederBIM si mosse subito, sin dopo il terremoto, in provincia di Teramo i comuni all'epoca che erano stati inseriti con un primo decreto, con il decreto 3 del 16 aprile del 2009, erano solo Montorio, Tossicia,
Pietracamela, Castelli e Arsì. Fu scelto Montorio come centro più grosso, individuato come comune del cratere, che potesse ospitare una costruzione che potesse poi raccogliere magari bambini non soltanto di Montorio ma anche degli altri comuni. Ecco, per questo si chiamerà l'asilo della montagna. Sì, ecco. Diciamo, non è rivolto che solo ai bambini. Un asilo nido. Perché tanto dalla montagna scendono per andare a lavorare, non è complicato portare i bambini. Sì. Che risponde a tutti i requisiti di sicurezza sismica e di, anche di autonomia energetica. Di questi tempi non fa male sicuramente apprezzare come intervento. Sì, una struttura tra l'altro veramente pensata con tutti i comfort possibili e immaginabili, cioè intanto una struttura in legno, sì, e questo anche per migliorare il discorso della sismicità, antisismicità, ma poi ecco tutto assolutamente moderno, con il discorso appunto dell'energia elettrica, del risparmio energetico, e addirittura una cosa che mi ha lasciato molto diciamo così sorpresa, verrà utilizzato un pavimento particolare che viene utilizzato, pensate, nelle sale operatorie in Germania, se non erro. Esatto, sì. Ecco, perché è antibatterico, quindi addirittura un pavimento antibatterico, così insomma i bambini possono giocare e buttarsi pulito, per terra. Unico. Semplicemente con acqua, senza la necessaria addizione, se così vogliamo dire, di detersivi, si mantiene costantemente una sterilizzazione del materiale al 98%, sempre si raggiunge il 100% utilizzando semplicemente acqua. Per lo meno così dice la certificazione. Beh, dei materiali. Del resto c'è da fidarsi se lo dice la Merkel operatorie di questi periodi. Bisogna fidarsi, dai. E comunque nel caso viene già utilizzato nelle sale operatorie, sì, in sì, Germania, sì. Quindi beh, vuol se dire i tedeschi che lo adoperano per loro, ecco, sicuramente funziona, certi, magari altre cose che non adoperano per loro è da verificare meglio. Appunto, quindi possiamo stare certi. Insomma, questi bimbi avranno veramente una reggia, possiamo definirla, sì, così. E tra l'altro si prevede che i lavori, che insomma sono già partiti praticamente, termineranno nell'asso di tempo di un 6 mesi già. Dovrebbe il tutto essere pronto entro il prossimo 31 dicembre dell'anno corrente, anche perché diciamo lo sbancamento, la platea in cemento armato sono state ultimate e adesso quello che deve essere fatto praticamente il montaggio, l'assemblaggio di questi pannelli in legno che poi costituiranno il nucleo della struttura. Questo ovviamente la ditta costruttrice già ha pronto tutto, perché l'appalto è stato aggiudicato nei primi mesi dell'anno e quindi una volta ecco, preparato il tutto per poter montare i prefabbricati, i montatori verranno dal nord e opereranno in tal senso. Benissimo, dunque abbiamo l'ultimo impegno pubblicitario da spendere per questa puntata di 4 giorni, allora andiamo in pubblicità, linea alla regia, poi torniamo insieme e parliamo di bilancio del comune di Teramo, lo facciamo con Manola Di Pasquale, con Sandro Santa Croce, parliamo anche del bilancio del comune di Montelalbumano col primo cittadino di Giambattista, tra poco. Eccoci qua nuovamente insieme, allora parliamo del bilancio, un bilancio approvato dal comune di Teramo, ma come sottolineava Manola Di Pasquale in realtà lo ha approvato la maggioranza e non la minoranza, perché? Vabbè, la sera è approvata la maggioranza, come ho detto, anche perché è un taglio, è un bilancio che non c'è nulla, cioè non è che ha una prospettiva programmatica di sviluppo per quello che è possibile in questo momento di difficoltà e quindi di sviluppo della città, e dire taglio in questo modo le entrate, aumento le tasse perché voglio comunque arrivare a questo obiettivo, in realtà è stato fatto in maniera molto matematica e senza pensare né alle attività commerciali né tantomeno fondamentalmente alle famiglie, e si è tagliato per cercare di far quadrare i conti, questo è. Ai tagli di alcune questioni, di alcune spese si è aggiunta l'aumento ovviamente del costo fiscale, quindi c'è l'aumento su tutto, quindi l'aumento della TIA, ma c'è l'aumento
di tutti i tributi di entrate che c'ha il comune, e soprattutto c'è questa IMU che praticamente è stata portata al massimo, tra virgolette, cioè vicino al massimo delle aliquote possibili. Quindi è chiaro che questo graverà moltissimo sulla città. Ora io dico, capisco che è un momento difficile e i comuni non hanno le entrate, e come dico sempre io, quando si ha di fronte una necessità di taglio va considerata come effettuare il taglio. E cioè, io voglio dare maggior spazio a questo settore quest'anno, voglio tutelare le piccole imprese, gli artigiani, le famiglie che stanno in difficoltà, quelle con medio reddito. Allora tutto quello che io faccio lo faccio tenendo conto questo obiettivo, per cui ovviamente vuol dire che imporrò più entrate, più tasse agli altri soggetti. Dipende da quello che vuol fare. In realtà da questo bilancio non si comprende. Faccio un esempio. Noi abbiamo sull'IMU, noi abbiamo fatto una serie di emendamenti, due in particolari che sono importanti. L'uno era quello di mettere il minimo del minimo per le famiglie, per coloro che i proprietari di casa che avevano un reddito non superiore a 30.000 euro ISEE, quindi familiare, con un soggetto portatore di handicap a carico, perché noi riteniamo che queste sono famiglie che soffrono di più rispetto alle altre. E mentre abbiamo detto di aumentare leggermente la prima casa alle ville, cioè alle ville, ai palazzi e ai palazzi storici, in modo che quello che aveva i palazzi, si suppone che stia un po' meglio economicamente, pagava qualche punticino in più come prima casa, per aiutare chi invece aveva delle problematiche in famiglia. Queste non sono state approvate. Noi abbiamo chiesto poi, sotto un punto di vista economico, di diminuire il pagamento dell'IMU alle attività artigianali e commerciali per locali non superiori a 100 metri quadri. Perché? Perché ovviamente parliamo non di grandi distribuzione, una piccola distribuzione, e questo non è stato fatto. Così come il Comune non ha ancora oggi inserito all'interno del regolamento della TIA, che sarebbe la tassa dei rifiuti, la tutela per le attività commerciali, artigianali, industriali in merito ai rifiuti, perché questi soggetti, oltre a pagare la TIA per intero, pagano anche altri distributori, altri servizi per i rifiuti che non sono urbani. Quindi per alcuni tipi di rifiuti speciali, chiamiamoli così, loro devono pagare degli operatori per portarli via, però pagano la TIA per intero. Allora ovviamente diamogli una percentuale, un abbattimento sulla TIA uguale per tutti, non per le categorie che vanno a trattare o per conoscenze personali. Facciamo una cosa generalizzata, dai un po' di respiro all'attività commerciale. Ho fatto questo esempio. Quando si pota un albero, non si pota a caso l'albero, così tagliamo di qua e di là dove ci conviene, dove, capito, possiamo dire che abbiamo fatto qualcosina a caso, certo. Ok? Perché l'albero muore. Se invece tu devi tagliare, perché è un momento in cui devi tagliare, hai bisogno di legna, ma lo tagli con un po' di logica e di razionalità, questo albero si riprenderà. Quindi quello che noi abbiamo detto, cerchiamo in questo momento di difficoltà di mantenere un'equità sociale per le famiglie e di aiutare le attività economiche artigianali che sono del nostro territorio, che sono le piccole attività economiche e commerciali e anche industriali, e se dobbiamo mantenere un livello un pochino alto per le società di capitali, che facciano un piccolo sacrificio a favore della piccola, che poi è la nostra economia, la microeconomia, particolarmente l'economia del nostro territorio. Non siamo riusciti a far passare questo concetto, è stato fatto questo taglio indiscriminato con un aumento di tasse, per cui non potevamo approvare il bilancio. Santa Croce, il suo punto di vista su questo bilancio? Ma io direi che è difficile parlare di bilancio, parlerei di un atto ragionieristico portato lì all'approvazione perché dovuto e imposto dalla legge, perché non possiamo dimenticare che noi la settimana antecedente abbiamo fatto un consiglio per limare alcune spese, ma alcune spese tipo 3.000 euro, 5.000 euro, 20.000 euro, togliendo la partecipazione alla Fondazione Università, al museo, il contributo al museo di Casteggio. Siamo veramente alla miseria, per dircela in maniera tutta quanta. Devo dire che in un momento io mi sono sentito anche maggioranza assoluta in quel consiglio, perché tutti quanti gli interventi hanno comunque contestato, in qualche modo hanno criticato
questo percorso imposto a livello nazionale, questi tagli dell'IMU e quant'altro. Però poi so bene che concretamente invece c'è un assenso generalizzato di quel consenso politico, perché dal momento in cui tutti quei partiti continuano a appoggiare il governo Monti, vuol dire che tutto sommato sono convinti di quelle ragioni. Ma quando io cerco di far notare che invece le ragioni sono probabilmente da rivedere, perché quando ci permettiamo di non far pagare l'IMU alle fondazioni, quando non le facciamo pagare alle strutture commerciali del clero, quando non le facciamo pagare ai costruttori, è solo per i costruttori l'ultima manovra, che è l'ultima correttiva che è stata fatta, che ci è costata 400 milioni di euro, vuol dire che qualche cosa non funziona, perché i poteri forti comunque se la cavano sempre e continuano sempre a bersagliare i soliti. Allora, quindi qualche azione verso chi sta facendo queste scelte politiche dovremmo fare. È un nostro dovere, un nostro compito come amministratori, come politici, se volete, dicendo una parola grossa. Invece questo non lo si fa, supinamente si accetta, e allora ecco, un bilancio, ripeto, che dovrebbe essere il momento più alto della politica e dell'amministrazione, perché il bilancio significa programmare quello che vuoi fare in prospettiva, ma in queste condizioni economiche certamente non si può fare, e senza voler dare tutta la croce addosso a questi amministratori, perché anche volendo avrebbero potuto fare ben poco. Cioè, certamente le cose che ci ricordava Manola sono sicuramente migliorative rispetto a quello che è stato fatto, ma comunque sono sempre dei palliativi rispetto alla problematicità complessiva alla quale ci troviamo di fronte. Quindi continuare su questa linea, dicevo, a livello nazionale con queste scelte oramai è diabolico. Tutti gli economisti oramai stanno dicendo altro, ad eccezione dei bocconiani. Solo la Bocconi continua a dire che bisogna fare risparmiare, tagliare. Tutti gli altri stanno dicendo che siamo entrati terribilmente in un momento di forte recessione e che bisogna avere il coraggio di ribaltare il percorso economico di questo Paese. Fino a quando non si farà questo continueremo a tagliare, e qui oramai ci hanno già programmato. Ieri il taglio sul pubblico impiego, prossimamente su altri tagli, oramai ogni settimana avremo questi percorsi, per cui veramente non so dove andremo a finire. Tutto questo per salvare l'euro che sta portando solo disastri, e se porta disastri forse dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Beh sì, una situazione del resto in tutta Italia molto critica, e quasi tutti i bilanci, ecco, come si suol dire, sono di lacrime e sangue. Invece a quanto pare il bilancio che si appresta ad approvare il Comune di Montalbumano non è poi tanto, diciamo così, problematico per i cittadini. Diciamo subito che ovviamente non è che a Montorio non è così, perché il sindaco e l'amministrazione sono più bravi degli altri comuni. Noi, essendo nel cratere sismico, fino all'anno 2012, quindi all'anno in corso, abbiamo avuto una maggiorazione dei trasferimenti del 50% rispetto a quelli del 2009 e la sospensione del rimborso dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi questo ci ha permesso di fare una scelta, che era quella o di fare un'opera pubblica e dire l'amministrazione ha fatto questo ponte, ha fatto questa scuola, ha fatto quest'altra cosa, oppure è quella di utilizzare questi risparmi, questi soldi in più per la cittadinanza. Abbiamo fatto questa seconda scelta, che magari tra virgolette da un punto di vista politico elettorale non paga, però da un punto di vista di coscienza amministrativa e di coscienza di amministrazioni di centro-sinistra sicuramente ha la sua valenza, perché abbiamo mantenuto invariati non soltanto i servizi, quindi la colonia marina per i bambini, l'assistenza agli anziani diversamente abili, assistenza domiciliare, piuttosto che il soggiorno termale per gli anziani, piuttosto che quel magnifico progetto che facciamo ogni anno per i diversamente abili, che per due settimane vengono ad essere accuditi, tra virgolette, direttamente
dall'amministrazione comunale per il tramite di strutture specializzate, e quindi anch'essi possono fruire del mare, della montagna e di altre cose. Invariato il costo per il trasporto scolastico, che è già irrisorio, ma che all'amministrazione costa svariate centinaia di migliaia di euro. Quindi questa è la motivazione principale della possibilità per Montorio di fare, di mantenere ancora invariati i servizi e soprattutto i costi. Però, se mi consenti, volevo fare anche qui una piccola polemica nei confronti del governo centrale. Quando sono stati decisi dall'allora governo Berlusconi e dal ministro Tremonti con il decreto legge 78 del 2010, tagli che adesso ogni comune piange, ovviamente la base di calcolo sulla quale i tagli sono stati determinati ha fatto sì che per il comune di Montorio ci fosse, tra virgolette, un piccolo furto, nel senso che è stato calcolato sulla base del 2009 quanto doveva essere tagliato al comune di Montorio al Vomano. Nel 2009 c'è stato il terremoto e quindi il comune di Montorio al Vomano ha avuto dei trasferimenti maggiori di 500.000 euro rispetto a un comune di pari popolazione. Quindi il taglio è stato calcolato su una somma una tantum, ovviamente, però poi è strutturale. Quindi con una mano questi soldini ci sono stati dati e con l'altro lo Stato man mano se li riprende. Ho fatto presente questa cosa tanto al Ministero dell'Interno, alla direzione finanza locale, quanto adesso al Ministro del Tesoro, che è il primo ministro Monti. La risposta è stata: sindaco ha perfettamente ragione, ma la legge è questa. La legge è questa, si può anche inserire. No, ormai ce li siamo ripresi. Esatto, quindi un piccolo emendamento dove dire che magari te li sei ripresi, però per il futuro. E questo significa 100-120 mila euro l'anno per il comune di Montorio al Vomano, che non sono pochi, a regime saranno parecchi soldi. Faremo anche questa battaglia, speriamo di poter ottenere giustizia. Benissimo, dunque 8 minuti circa al termine di questa puntata di 4 giorni. Manuela Di Pasquale, dopo la notizia dell'assunzione di 60 dipendenti alla TEM, lei ha avuto, diciamo, qualche perplessità in merito, è così? Ho avuto qualche perplessità per due ordini di ragioni. Quando abbiamo fatto il piano finanziario per la via del sistema del porta a porta, cioè per la via di un'altra attività aziendale della società, perché la TEM è una società, era stato preventivato la necessità di 14 unità, nuove unità rispetto alle precedenti. Oggi abbiamo la stabilizzazione di 60 unità, sicuramente qualcuno apparterà ad altri servizi che fa la TEM, ma la stragrande maggioranza sono attribuibili a porta a porta. Non per il personale, perché come sappiamo il personale va stabilizzato e vorrei che questo sia stato effettuato nel rispetto della norma, perché il rispetto della norma garantisce a tutti uguale dignità ad accedere ad un posto di lavoro. Quindi se tutti sono stati messi nelle stesse condizioni di accedere ad un posto di lavoro, allora è stata rispettata la norma, perché ci vuole anche in questi casi, con le ultime normative, sono normative recentissime, la selezione pubblica. Ma poi perché ovviamente noi parliamo da tempo che è necessario razionalizzare la spesa del servizio di raccolta, perché lievita ogni anno sempre di più e con lievitando il costo della gestione di questo servizio ovviamente lievita il costo del rifiuto e quindi la tassa, la TIA che paghiamo noi, più si spende più noi paghiamo, è collegato, c'è un sistema collegato, la TIA è il calcolo di quello che si spende per fare il servizio, quindi è un'azienda di tutti. Quello che noi spendiamo lo ripartiamo fra tutti i cittadini, per cui qui credo che sia necessario fermarsi e fare una razionalizzazione. A questo voglio aggiungere un aspetto. Mi perdoni per capire bene, cioè il suo timore è che con la stabilizzazione, anzi con l'assunzione a tempo indeterminato di questi... Senza aver fatto la razionalizzazione del servizio, ecco. Perché se io oggi devo stabilizzare, devo vedere, razionalizzando il servizio, quanti operatori mi occorrono realmente. Cioè in pratica c'è il rischio che andremo a pagare di più l'anno prossimo, sì, la TIA. Io faccio presente che un operatore, pensando che l'operatore è una persona che ha una famiglia e quindi va, certo, ognuno di noi deve cercare di trovare lavoro, e quindi su questo io non, per me parlo in maniera, certo, oggettiva, ogni operatore mi costa l'azienda
in media dai 35.000 ai 40.000 euro l'anno, perché è il costo del dipendente, cioè che è il costo di cui il dipendente prende un terzo in realtà, il resto va per tasse, assicurazioni, tutto quello che ha il dipendente nel suo pacchetto comprensivo, ha questo costo. Questo costo viene ripartito fra tutti i cittadini, perché è un costo che va sulla il costo del servizio dei rifiuti, e i rifiuti ha questo, quindi a questo costo si aggiunge il costo di tutto il carburante che ti usi, o questi carretti che girano, cioè tutta l'attività che si fa per raccogliere il rifiuto ha un costo. Io dico da sempre che va razionalizzato. Come si può arrivare a questo obiettivo? Si può anche arrivare facendo il bando, visto che lo possiamo fare, c'è la legge che ce lo dice, perché noi non abbiamo regolare l'affidamento, questo è una fortuna e una sfortuna, perché è una fortuna in quanto possiamo rifare il bando, siccome si prevede nella nuova normativa che attraverso un bando pubblico per selezionare il nuovo socio privato della TEAM, non per togliere la TEAM, per selezionare il nuovo socio della TEAM, la TEAM resta invariata, è previsto nelle condizioni di valutazione per vincere la gara che tipo di sistema di aziendale dà il socio privato per fare risparmiare la TIA. Siccome è previsto nel requisito, lo puoi inserire nel requisito di bando e dire: io prendo Caio perché mi farà un abbattimento del 30% su quello che spendo oggi per fare la raccolta, e quindi per ridurre la TIA. E quindi tu sulla base di queste riduzioni scegli il socio. Io dico, se è possibile farlo, perché non lo facciamo? Dando una risposta a questa razionalizzazione di cui io parlo sempre, voglio però chiudere la parentesi della TEAM e dicendo che non è poi contro il dipendente, perché è chiaro che io sono per il lavoro stabilizzato che venga fatta con tutte le garanzie, sono per l'idea di lavoro che aveva il Papa quando scrisse la sua enciclica, che lo considero uno dei peccati peggiori, lo sfruttamento del lavoratore in un'assunzione del lavoratore in nero, ecco, chiusa la parentesi. Voglio dire una cosa sull'asilo di Montorio, e qui assumo il mio ruolo politico di presidente regionale del partito. È stato fatto tanto tempo fa delle polemiche sulla validità e la necessità che potessero sussistere ancora i BIM. Certo. L'esempio dell'asilo è l'esempio calzante di quello che io ho sempre sostenuto, che se tu quest'ente lo tieni bene, e qui parliamo sempre di razionalizzazioni, nelle forme regolari, quindi nel rispetto di quello che è la normativa, e significa mettere insieme, razionalizzare, mettere insieme tutti gli introiti che vengono da un ente privato che è l'Enel, di tutti i comuni montani, metterli insieme e con la massa dell'unità fare qualcosa di costruttivo, che oggi lo vediamo a Montorio, ma che tanto è stato fatto anche in altri comuni che fanno parte del BIM, ma che Montorio da solo forse, anche prendendo i soldi che gli dava l'Enel, non sarebbe mai riuscito a farlo. Quindi l'unione fa la forza e il BIM ha una sua valenza. Senz'altro, e lo abbiamo sottolineato infatti più volte anche in questa trasmissione proprio mercoledì scorso, perché ecco il BIM comunque è così. Adesso lui non lo poteva dire perché avrebbe avuto una sua del BIM non posso parlare, ecco, ma avrebbe avuto una sua incompatibilità, però è necessario dirlo, perché c'è stata una polemica sterile dove si cerca di fare tutto erba un fascio, ci sono dei bimbi che hanno perso le loro funzioni, e nel momento in cui si perde la funzione va estinta, così come per le società, no? Quando raggiungono l'oggetto sociale finisce, e così è per i bimbi. Quando tu hai ancora in pieno la funzione non si può fare. Senza una BIM sicuramente polemica. L'asilo della montagna non sarebbe stato. Bello. Non poteva nascere. Questo sì. Questo è proprio poco ma sicuro. Questo si può dire. Ecco. E allora, conclusione, sindaco, dopo questa chiacchierata? Vedo che prendi appunti, che cosa si... No, mi ero fatto qualche appunto in ordine al bilancio, ma ho detto tutto, insomma. Mi riallacciavo alle problematiche di cui parlavano i colleghi Teramani prima, in ordine alla raccolta differenziata. Che, a proposito, facemmo, Montorio? Siamo a una percentuale altissima, se devi dire abbiamo superato abbondantemente il 60%, soltanto poi come ogni cosa che va bene c'è sempre il lato della medaglia meno piacevole, quindi adesso stiamo discutendo per una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il comune che ha vinto la causa tra altre cose, ma non la conosce bene la vicenda. È la ditta che è attualmente aggiudicataria del servizio, la ditta che era arrivata seconda. Non sappiamo ancora bene se ci sarà il cambio in corsa
Nella gestione di questo servizio a noi questo interessa poco, l'importante è che il trend che ha assunto ormai la raccolta porta a porta a Montorio possa continuare nel migliore dei modi. Anche perché è cominciata male questa raccolta, sì, porta a porta. Il 6 febbraio con la neve iniziò. Però lui combatte, il sindaco di Mondone combatte. Adesso pure questa combatte. Questa, però diciamo che anche sì, non abbiamo aumentato la TARSU, questo ecco. Non perché sono arrivati più soldi dallo Stato, ma perché riusciamo a fare il servizio con quei soldi lì. Che però lui ha la TARSU, non ha la TIA, che è un sistema diverso. Certo, è diverso. No, ma noi comunque abbiamo diciamo la stessa sistematica, se così vogliamo, il 100% dalla TARSU come il 100% dalla TIA. Riusciamo ancora a mantenere bassi i costi, fortunatamente. Perfetto, purtroppo sono costretta a salutarvi, termina qui questa puntata di 4 giorni. Grazie al consigliere comunale Sandro Santa Croce, al sindaco di Montorio Alessandro Di Giambattista, al consigliere comunale del PD, nonché segretario regionale, lo ricordiamo perché presidente regionale del PD, perché è un incarico che poco ricordiamo, Manola Di Pasquale. Sta troppo sopra, lontana, a noi piace averla come consigliere, più a portata di mano, ci sembra più vicina. E grazie naturalmente a voi che ci avete seguito anche in questa puntata di 4 giorni. E allora un saluto a tutti, buon proseguimento di serata, restate su Teleponti e alle 17.30 torna l'informazione, quella più ampia alle 19.15 e poi anche questa sera il Fare Banca. Tra l'altro stasera serata inaugurale della Coppa Interamnea con tanto di parata, quindi con questa bella serata, una bella passeggiata in centro, certo non fa male. Io vengo a ribadire il concetto dello Ius Soli. Ecco, Ius Soli, vedremo Manola Di Pasquale con cartello. I cartelloni e che grida davanti a tutta la piazza, appunto, dello Ius Soli sul palco accanto ai presentatori. Perfetto, sarà uno spettacolo imperdibile. Scherziamo, non lo farà davvero. Non lo puoi sapere. Chissà, io direi di andare a controllare perché Manola può farcela. Benissimo, grazie ancora e buona giornata.